Buonasera a tutti e a tutti, perdonate questo ritardo con il quale cominciamo. Volevamo smentire la puntualità del Nord e quindi abbiamo creato artificialmente questo ritardo. In realtà aspettiamo il sindaco che ci sta raggiungendo adesso e che voleva fare un saluto iniziale. Stasera scopriremo insieme chi sono i re della terra e chi sarebbe più giusto fossero. E lo facciamo attraverso dei relatori che si alterneranno qui su questo palco, che si presenteranno da soli. Abbiamo un ospite inglese, Tristan, che sarà l'unico ospite che avrà la traduzione in consecutiva per blocchi. Io ringrazio voi tutti che siete qui, che avete avuto la pazienza di aspettarci, e tutti coloro che ci vedono da casa in streaming, perché questo è un evento che sta andando in onda nel canale YouTube ed Expo dei Popoli, quindi è seguito da parecchie persone in tutta Italia con eventi collaterali. Ringrazio l'associazione Parsud che ci ha aiutato nell'organizzare questo evento qui a Napoli, tutti voi che siete qui, e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, benvenuti a Re della Terra, tappa napoletana. Dietro la riga. Il mio non è un TED, è solo un saluto introduttivo. Mi chiamo Giosuè De Salvo, sono portavoce del Comitato per l'Expo dei Popoli. Il Comitato è oggi composto da 50 organizzazioni no profit italiane che da 3 anni stanno lavorando con l'obiettivo di portare a Milano, in occasione dell'Esposizione Universale, la voce della società civile, ma soprattutto dei movimenti sociali e contadini di tutto il mondo, per rispondere alla sfida che l'Expo ha posto a tutti noi: come utile il pianeta e farlo in modo sostenibile. Per fare ciò stiamo organizzando un forum di 3 giorni, dal 3 al 5 di giugno, in Fabbrica del Vapore a Milano, a cui parteciperanno oltre 150 delegati in rappresentanza delle principali reti internazionali che si occupano del tema e che hanno eletto Milano come una delle tappe di mobilitazione verso i 2 grandi appuntamenti chiave del 2015 in sede delle Nazioni Unite. Mi riferisco alla nuova agenda di sviluppo post 2015 che verrà presentata a New York, Palazzo di Vetro, in settembre, e mi riferisco alla COP21 di Parigi, dove auspicabilmente verrà siglato il nuovo accordo contro il cambiamento climatico. Lasciatemi dire che essere qui oggi è già frutto di un triplice miracolo. Siamo a Napoli, miracoli è bene parlarne. Il primo miracolo è stato mettere intorno a un tavolo una compagine di soggetti, quali italiani mi riferisco in particolare, che di solito fanno molta fatica a parlarsi e a coordinarsi fra loro. Dalle slide che scorrono alle mie spalle potete avere un'idea di ciò a cui mi sto riferendo. Nel Comitato abbiamo ONG di sviluppo, ONG ambientaliste, abbiamo grandi associazioni generaliste, abbiamo GAS, DES, il mondo del commercio equo e solidale, e chi più ne ha più ne metta. In 3 anni di riunioni, di incontri e di scontri, hanno consentito di contaminarci a vicenda, di crescere e di mettere, secondo me, le basi per qualcosa di duraturo. Il secondo miracolo è stato quello di raccogliere i fondi necessari all'operazione Expo dei Popoli e farlo senza che ci sia stato uno stanziamento straordinario di fondi pubblici per il ruolo straordinario che ci veniva chiesto come società civile rispetto a un evento più che straordinario che è l'Esposizione Universale. Voi ricordate che Milano ha vinto su Smirne anche per questo, perché avrebbe dato protagonismo alla società civile. Ecco, non ci sono stati fondi straordinari, abbiamo fatto uno sforzo di maturità e visione come organizzazioni, una maturità e una visione per cercare insieme i fondi che non era scontata in tempi di crisi finanziaria. Quindi è stato un altro bel miracolo, un'altra prova di maturità del nostro mondo. Il terzo miracolo è stato quello di coinvolgere le reti sociali e contadine in particolare mondiali nell'Expo dei Popoli e vincere la loro comprensibile diffidenza rispetto a questa bestia strana che è l'Expo, perché l'Expo non è un G8, non è un G20, non è un forum di Davos. Expo non è e sicuramente non può essere considerato un luogo di decisione politica. Quindi è stato lungo, paziente, e oggi abbiamo
le reti internazionali che vedete rappresentate, molto significative, on board, come si dice in inglese, e con loro faremo un grande forum, ne sono convinto. Ma cosa ci ha aiutato a compiere questi tre miracoli? Io direi la convinzione comune che fame e povertà non si vincono con nuove iniezioni di mercato e nuove iniezioni di tecnologia, ma fame e povertà si vincono con nuove e corpose iniezioni di democrazia e di diversità. Fame e povertà, in altre parole, sono problemi politici che richiedono risposte politiche. E guardate, non siamo i soli a pensarlo. Papa Francesco, in una sua fase diventata celebre, ha detto con forza, cito testualmente, questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia al fatto che muoia assiderato un anziano dotato a vivere in strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti di borsa. È necessario, se vogliamo realmente risolvere i problemi e non perderci nei sofismi, risolvere la radice di tutti i mali, che è l'inequità. Il presidente Sergio Mattarella, il 7 febbraio scorso, nel suo messaggio all'Expo delle Idee a Milano, Hangar Bicocca, scriveva: l'aumento delle diseguaglianze fra paesi ricchi e popolazioni povere rende indispensabile l'adozione di un modello di sviluppo nuovo che modifichi questa inaccettabile tendenza. Si tratta di una sfida globale che richiede scelte politiche e azioni condivise per la gestione dei sostenibili delle risorse, la difesa della biodiversità, la salvaguardia dei territori, troppo spesso messi a rischio da comportamenti egoistici ed irresponsabili. Da ultimo, Olivier de Schutter, il mio guru, meno conosciuto da molti di voi, ma relatore speciale delle Nazioni Unite per 2 mandati, dal 2008 al 2014, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Olivier de Schutter ha chiuso il suo mandato, doppio mandato, l'anno scorso, dicendo, affermando, l'eliminazione della fame e della malnutrizione è un obiettivo raggiungibile. Tuttavia non sarà sufficiente rivedere la logica dei nostri sistemi alimentari, occorre rovesciarla. Gli attuali sistemi alimentari infatti sono efficienti solo per quel che riguarda la massimizzazione dei profitti dell'agribusiness. Il deficit principale dell'economia del cibo è democratico. Ora, mettere a fuoco queste frasi, calibrate parola per parola, consente di non perdersi appunto inutili sofismi e consente di continuare a svolgere quel gioco delle parti che è il sale delle nostre società democratiche. Gli spot e gli annunci della Carta di Milano, Maso, gli spot e annunci della Carta di Milano, del governo italiano, parlano di una grande alleanza fra governi, imprese e cittadini. Ma detta così, questo modo di mettere tutti sulla stessa barca regge fino a un certo punto. Perché se i nostri sistemi alimentari non sono democratici, se l'attuale modello di sviluppo genera disparità fra paesi ricchi, Maso, e popolazioni povere, se questa economia uccide, allora ci sono degli assassini e delle vittime. Gli assassini sono ben note politiche aziendali e ben note politiche o non politiche governative. Gli assassini, le vittime, scusate, le conosciamo purtroppo molto bene. Sono coloro che soffrono la fame, soffrono la malnutrizione, sono coloro che vengono espropriati dei beni comuni, quali terra, acqua, sementi. Sono uomini e donne a cui viene negata la dignità del lavoro e che non hanno nessun tribunale a cui rivolgersi per vedersi riconosciuta la giustizia per le violazioni subite, a loro e anche per i loro figli. Quindi a noi società civile spetta denunciare gli assassini e dar voce e solidarietà alle vittime. Alla politica spetta prevenire nuovi assassini e garantire una riparazione legale alle vittime. I ruoli sono diversi, non possiamo essere tutti sulla stessa barca. È invece tempo di scelte per chi amministra, occorre che chi amministra si schieri come decisore politico per combattere l'iniquità, quale radice di tutti i mali, e trasformare i sistemi agroalimentari globali da fonte di profitto per pochi a fonte primaria di diritti per tutti. E questa richiesta forte
e articolata che uscirà dall'Expo dei Popoli, il forum del 3-5 giugno, e questa è la richiesta che vorremmo portare avanti insieme anche a tutti voi, a partire da stasera. E per questo vi ringrazio e vi auguro. Good evening, everyone. I'm very sorry, I non parlo italiano. So I'm going to speak English, but we're very lucky to have Gaia, who's going to summarize what I say in Italian. I am Tristram Stewart, and in 2009 I published a book called The Global Food Waste Scandal. It is translated into Italian. Its title is Sprechi. And in that book, I found and showed that we wasted at least a third of the world's food supply. In addition to writing the book, I started an organization that campaigns publicly on food waste. And we do this by organizing feasts for up to 5,000 people, all made out of food that would otherwise be wasted. Those Feeding the 5,000 events have become a global movement, and we now see lots of other formats along the same lines, which we also work with, like Disco Soup. Has anyone here heard of Disco Soup or Disco Sopa? It's coming to Italy. By the end of this year, you will have heard of it. If you haven't been to one yourself, you will have heard of it. More recently, my organization has been doing some investigation into food in Africa. And you might think that a country like Kenya, where we've been doing our investigations, where there are millions of hungry people, would not waste food in the same way that we do in Europe. But unfortunately, this is the case. And I'm going to tell you a little bit about the causes of food waste in Kenya, so that you can see how connected we are. And also to show what a colossal task we have to make the world food system sustainable, whatever that means. But also to show you that there are some concrete things that we can change very quickly. And indeed, I believe we are obliged to do so. This picture up here, it's familiar to you, this concept of green beans. Well, I want to bring your attention to two words on this product. The first is the word Kenya, it's where these beans were grown, and the second is the word trimmed, which means in Italian, tagliati, yes? So they've been cut. Now, you'll notice something funny about these green beans. If you have green beans in your home, you cut the top and the tail off, yes? Well, you only cut the last little bit, but these green beans, you can see, have been cut, almost some of them in the middle, where they're still totally fat. Why would this be? Well, it's because this packet here is exactly 9 inches long. And unfortunately, the beans didn't know they had to be 9 centimeters long, so they grew all sorts of different lengths. And the result of that is that in Kenya, the growers who are growing these beans have to trim off sometimes a third of the entire bean. Now, these beans have used land, they've used water, they've used money, they've used people's labor to grow food in a place where there are hungry people, and then boom, it's wasted. And remember that these beans that are being cut are already the ones that have been deemed to be straight enough, the right color, the right shape, the right size. So they're the winners. You've already wasted 20 or 30% of the beans in the field. And then you finally get to the best ones and you cut a third of them off. Well, my organization thought this was really stupid. And so we campaigned on this issue. We fed thousands of people with wasted beans from Kenya. And we persuaded the supermarkets to change their policies. And this is
the changed beans that you can now buy in the United Kingdom. Instead of cutting the beans at both sides, the supermarkets agree to cut only one side. So we have got halfway, we think. But in fact, the impact was really big. I met some of the growers in Kenya who were growing these beans, and they said that this one policy reduced their waste by 30%, just like that. Indeed, for grower exporter, this resulted in a saving of 70,000 euros a year. And if you applied the same savings across all of the beans exported from Kenya to Europe each year, it would be the equivalent of 0.03% of the entire economy of Kenya. So this is a small thing, but the impacts are big, and it's one tiny step towards a more sustainable system. I'll take a pause now so that Gaia can give you a summary of what I just said. Sono Tristan Stewart dell'associazione Feedback. Il primo, la mia associazione è un'associazione che si occupa di vari settori, e specialmente quello dello spreco alimentare. La prima iniziativa della quale vi vorrei parlare è quella dei cosiddetti standard cosmetici. Questo perché ci sono alcuni prodotti alimentari, come sapete, che nei supermercati vengono venduti all'interno di confezioni, e queste confezioni hanno delle dimensioni già prestabilite. Ci siamo concentrati sul caso del Kenya, dove abbiamo appunto svolto una ricerca in questo ambito. In Kenya, e specialmente nella produzione di fagiolini, che vengono prodotti in Kenya e poi esportati per essere venduti nei supermercati europei. Abbiamo visto che in alcuni supermercati le confezioni per questi fagiolini potevano ospitare fagiolini di 9 cm, ma i fagiolini quando crescono non sanno che devono essere di 9 cm, per cui molti di questi, per riuscire a entrare in confezioni, vengono tagliati. E questo porta ad uno spreco di un terzo di tutta la produzione che può avere accesso alle esportazioni, producendo uno spreco alimentare enorme. Noi, appunto, come associazione Feedback, abbiamo svolto delle campagne di sensibilizzazione in questo senso, visto l'enorme spreco e vista anche la perdita che avveniva appunto per i produttori. A seguito della nostra campagna, nel Regno Unito siamo riusciti a fare in modo che i fagiolini non vengano tagliati da entrambe le parti per essere di 9 cm, ma possono essere tagliati soltanto da una parte, quindi sono un pochino più lunghi. Questa piccola misura ha portato ad un risparmio medio per un produttore di circa 70.000 euro in media, ed ha aumentato la produzione di, o meglio, l'esportazione di fagiolini keniani dello 0,3%. Thank you. The second cause of food waste that we identified in Kenya, and I should specify this is not exclusive to Kenya, is when the supermarkets in Europe cancel their orders at the very last minute. So this works because they tell the farmers to grow, let's say, 10 tons of beans every week during the summer, and the food is grown, it's harvested, it's brought to the export depots, and then at the very last minute, sometimes the same day that the beans are due to be loaded onto the aeroplanes coming to Europe, they cancel that order. The farmers and the exporters pay the cost of that waste, even though it is actually the supermarket who has caused it. So you see a depot like this wasting at least 20 tons of product every single day. You see farmers like this destroying entire harvests because the order has been cancelled. And in fact, these women here, they're day laborers. They are working for less than $2 a day to grow our food.
And when the order is cancelled, they explained to us that they're only paid half wages. We asked them what that meant. They said, well, we rent our homes. Sometimes we are threatened with eviction. We can't send our children. And sometimes we can't put food on the table. There is always risk in the market. We don't know how much people are going to buy, how much they're going to eat. The question is, who bears that risk? Should it be us? Should it be the big multi-billion dollar supermarkets? Or should it be these people? I think we all know the answer to that question. And indeed, in the United Kingdom in 2013, after many years of lobbying by my own organization, by other organizations represented here, like ActionAid, and by the Union of Farmers, we passed a law, finally, that says that the supermarkets can no longer cancel an order at the last minute and refuse to pay the suppliers. Indeed, any supermarket caught doing that can be fined up to 1% of their turnover, which in the case of our biggest supermarket is £500 million, £500 million. That's what, 700 million euros? So it's a very significant fine for doing this. And it's deemed to be a totally unfair practice that puts the cost on the farmers and it doesn't serve the interests of the consumers. That law is unique in the world, but there is an opportunity this year in Europe, a consultation with all of the member states of Europe, to see whether a similar law needs to be put in place for the whole of the European Union. Those organizations represented here have an opportunity to form a consensus around this issue and to bring about the regulatory framework that will bring an end to what are called unfair trading practices, so that instead of having a small niche market of fair trade, we introduce at least some elements of fairness and sustainability into the whole food system. Make it nice and short. Corto. Un altro argomento di cui ci siamo occupati è quello della cancellazione degli ordini. Succede, ad esempio, in paesi come il Kenya, che il cliente, diciamo, può essere il supermercato, faccia una previsione d'ordine al coltivatore, che è appunto magari in Kenya. Questo agricoltore produce, coltiva, pensando a quell'ordine. Però succede che all'ultimo momento l'acquirente, questo nell'esempio che facevamo appunto il supermercato, cambia il volume dell'ordine e che magari invece di, non so, 10 tonnellate voglia soltanto un terzo di 10 tonnellate. Cosa succede in questo caso? Che l'agricoltore non viene pagato per quelle 10 tonnellate che aveva prodotto, viene pagato soltanto per l'ordine finale, che è appunto un terzo. Questo provoca dei danni enormi per il contadino. Parliamo di persone che guadagnano magari meno di $2 al giorno, che a seguito di modifica o cancellazione d'ordine deve poi distruggere il raccolto con cause devastanti. Persone che hanno sostenuto dei costi per produrre quella quantità di prodotto e che magari non potranno avere i soldi per pagare sia i dipendenti che direttamente non potranno avere i soldi per mangiare. Con la nostra organizzazione abbiamo fatto pressione e dal 2013 nel Regno Unito è in vigore una legge che non permette ai supermercati di cancellare un ordine già effettuato. E appunto questo è stato uno dei nostri successi, ma vorremmo che questo venisse esteso a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea per rendere il commercio giusto non una pratica di nicchia, bensì una pratica molto più estesa,
Inoltre questa legge nel Regno Unito prevede per chi non rispetta questa norma, prevede multe che arrivano all'1% del fatturato. Parliamo di supermercati che hanno fatturati elevatissimi, per cui l'1% potrebbe aumentare, nei casi che abbiamo analizzato, a 400 billion pounds. Yeah, let's say 700 million euros. Centinaia di migliaia di euro, ad esempio. Thank you. Million. I'm going to be very, very quick now because we have a lot of great speakers. I'll quickly, don't bother translating these bits. Just to show you, this is a problem not exclusive to Kenya. These are the waste of bananas after one day of harvest in one plantation in Ecuador, again, for the very same reasons that I talked about. These are carrots that are too long for the UK supermarkets. They don't fit into the plastic packages. So you see, it's a really big problem. Now, the final point that I want to get across is you may have heard the noise around this problem that we have 9 billion people expected on the planet by 2050, and more people are eating more meat and more dairy products. So you hear the big industrialists and indeed the United Nations say that we need to increase food production globally by 60%, by 70%. Some people say we need to double food production. Now, at the moment, the main way in which we increase food production globally is to increase the land that we are using to cultivate food. This means that we are destroying the world's remaining forests to grow more food. That is the single thing, in fact, that risks undermining the planet's ability to feed us at all, because it contributes not just to the loss of biodiversity, but also to catastrophic interruption of hydrological cycles and global warming. And those are the two threats that really risk leaving 9 billion people without enough food on this planet. So the thing that we're doing to grow more food is actually the path to growing less, much less. This year, we have climate negotiations in Paris, and on the table will be policies that could be the beginning of the end of deforestation globally. When I look at the figures that I calculated on food waste, this chart shows that each country in the West has between 1.5 and 2 times the food that it actually needs to feed its population. When I look at that data, I know that the claim that we need to double food production by 2050 is wrong, and that instead we have to stop wasting so much food, we have to make sure access to food is improved, and we have to do this before the productionists, the big businesses wanting to increase their production, destroy the planet that we all depend on for our food. Thank you very much indeed. Il terzo punto che volevo evidenziare è le previsioni che vengono fatte circa il bisogno di produrre più cibo per riuscire a nutrire la popolazione mondiale che è in aumento. Sono le stesse Nazioni Unite, così come grandi imprese che lo sanno e che dicono che bisogna appunto produrre più alimenti, cioè chi dice che la aumentata del 60, del 70 o addirittura del 100%. Ricordiamoci che però un terzo del cibo che produciamo al momento viene sprecato. Alcuni dicono che la soluzione a questo deve essere quella di coltivare più aree per aumentare appunto la produzione, ma in realtà questo porterebbe alla deforestazione, che è poi la causa di alcuni fenomeni come il riscaldamento globale, che porterebbero veramente a disastri, catastrofi naturali e che getterebbero veramente la popolazione mondiale in una situazione di fame globale.
Quest'anno a Parigi si svolge una conferenza che è anche un'opportunità irripetibile per iniziare dei negoziati per appunto combattere questo fenomeno ed impedire la deforestazione. Quindi da vari studi che abbiamo effettuato abbiamo visto che il problema non è la quantità di terre coltivate per far fronte ad una possibile futura emergenza di disponibilità di cibo, piuttosto l'accento va posto, il problema è l'accesso agli alimenti, l'accesso al cibo. Buonasera, mi chiamo Enrico Panini, sono assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli. Vi porto i saluti del Comune di Napoli, i saluti di Luigi De Magistris. Un abbraccio a tutti voi e i nostri saluti sono saluti militanti, non solo di una città straordinaria anche dal punto di vista dei temi che questa sera stiamo trattando e che ancora di più tratteremo alla metà del mese di maggio, ma è una città che porta un saluto militante. Non vi ospitiamo e basta, ma concretamente cerchiamo, essendo un ente locale, quindi cercando di fare il nostro mestiere, di dire che sul terreno del lavoro delle amministrazioni comunali si possono fare delle cose. Si possono nominare le insegnanti di scuola materna ed elementare, anche quando si è in dissesto economico e finanziario, perché la scuola pubblica è una risorsa e la Costituzione dice che va garantita sempre e comunque. In ciò respingendo quell'economicismo un po' piatto per cui a fronte della crisi bisogna sempre arretrare e buttare al macero i diritti delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine. Siamo un comune che oggi ha organizzato una straordinaria iniziativa mettendo insieme i sindaci di oltre 100 città che hanno detto che lo sblocca Italia non va bene, perché si fa presto a fare cassa sugli enti locali e quindi di conseguenza sui cittadini, ma in realtà se si assolvono e si mettono in positivo alcuni dei conti dell'economia, si mettono in negativo le vite delle donne e degli uomini, e questo è inaccettabile. È una città che dice che non accetta il commissariamento perpetuo, non accetta di avere da 2 anni un commissario nell'autorità portuale perché le beghe fra partiti e correnti non consentono di rilanciare il porto di Napoli, che non accetta che un territorio straordinario come Bagnoli venga commissariato espropriando il comune, le donne e gli uomini di Napoli di decidere di che cosa fare di quel territorio straordinario. E fa sorridere, se così si può dire, il fatto che si dica che quel provvedimento è connesso alla necessità di fare in fretta perché in questi anni si è perso tempo. Peccato che siano passati 8 mesi e per nominare una persona ancora non si è deciso. Si sappia che oltre alle parole noi facciamo seguire i fatti. Su ognuna delle cose che vi ho detto, lo dico a voi tutti, noi agiremo in modo coerente. L'abbraccio è a voi. L'abbraccio in particolare in questo brevissimo intervento è una persona che io considero straordinaria come Maso Notarianni. Sono cresciuto in una fase della mia vita leggendo e studiando gli articoli di un papà straordinario come quello che lui ha avuto la fortuna di avere, Michelangelo Notarianni, un uomo che nella storia del Partito Comunista Italiano ha rappresentato alcune pagine assolutamente straordinarie e poi che ha avuto la forza di uscire dal Partito Comunista Italiano pensando che quel modello non andasse bene, che occorresse invece percorrere nuove strade. Poi in un'altra fase della mia vita l'ho incrociato parlando di scuola, di cultura, di famiglia, di un mondo diverso, e ritrovarlo qui, devo dire, dal punto di vista politico, ideale, dei sentimenti, ma anche di tanti che non rinunciano a dire se è fatto tardi, il mondo è brutto, mi ritiro a casa, significa che davvero ancora Maso e tutti voi ci sono tante speranze perché il mondo cambi. Ho concluso. Expo Vero comincia oggi. Comincia oggi da Expo dei Popoli. In realtà il tema nutrire il pianeta significa mettere in discussione radicalmente un modello di crescita basato sullo sfruttamento, basato sulla convinzione che il mondo sia una risorsa eterna data a tutti, basato sul fatto che ci sono milioni di persone che non riescono a mettere insieme
un piatto di minestra al giorno e persone che invece sono in contrasto, devono contrastare l'obesità, una diseguaglianza bestiale, inaccettabile, che si ripercorre spesso nell'uso della criminalità. Che cos'è la terra dei fuochi in questi territori, o nello sfruttamento bestiale delle donne, degli uomini e della manodopera? Da questo punto di vista, nutrire il pianeta significa cambiare un modello di crescita che si è basato esattamente sugli elementi che ci hanno portato a questa crisi. E nessuno di noi deve essere profeta di sventura, dobbiamo essere profeta invece di una nuova ricostruzione. Ma pensare che dentro ad oggi 7 miliardi circa di donne e di uomini, le contraddizioni sono queste, il pianeta per molti versi è esausto. Se nel 2050 saremo, come dicono le statistiche, 9 miliardi, significa che se le politiche non cambiano radicalmente, se non cresce un nuovo protagonismo e una nuova dimensione, allora il tema del cibo, dell'acqua, dell'aria diverranno le nuove fonti di guerra fra le donne e gli uomini. Il Comune di Napoli su questi temi è impegnato. Noi abbiamo sottoscritto una serie di protocolli e di azioni concrete per combattere lo spreco alimentare. Nelle nostre mense scolastiche, in mezzo a tante difficoltà, abbiamo costruito sul tema dell'alimentazione, sul tema dei prodotti a chilometro zero, sul tema del riciclaggio, della riconversione delle singole aziende, ma nello stesso tempo anche dei prodotti utilizzati, abbiamo scritto pagine importanti che mettiamo umilmente a disposizione di ognuno, perché da lì si possa partire per andare avanti. Soprattutto noi pensiamo di aprire nei prossimi mesi una campagna sugli stili di vita, perché di nuovo gli stili di vita significa non solo come ci si nutre, come si rispetta il lavoro come diritto, come si rispetta il fatto che le donne e gli uomini abbiano un progetto, come si rispetta il fatto che di nuovo il contrasto allo sfruttamento diventa uno degli obiettivi principali per scrivere pagine nuove insieme. E quando si viene a Pompei e non si ha il coraggio di dire una parola sul mezzogiorno e nel frattempo si accetta che Whirlpool se ne esca, ma il problema non è Whirlpool, care amiche e cari amici, il problema è che contemporaneamente un'azienda quasi di Stato come Finmeccanica sta chiudendo 11 stabilimenti in regione Campania, 6.500 operai e operaie e 20 donne e uomini dell'indotto. Si fa presto giustamente a spendere parole su Whirlpool, si fa molta più fatica a spendere parole quando le aziende dipendono direttamente dalle politiche del governo. Fare politica non significa solo essere giovani, significa essere coerenti nei fatti e nelle parole e soprattutto rispettare la costruzione di un nuovo progetto di società e di vita. Grazie e buon lavoro a ognuno di noi. Buonasera a tutti, mi presento, sono Alessandra Balduccini, sono un'agronoma specializzata in olivicoltura e gestisco un'azienda olivicola in Penisola Sorrentina ad a conduzione biologica. La nostra piccola azienda, nel suo piccolo, cerca di non pensare solo a se stessa e quindi ogni anno devolviamo una parte del nostro ricavato destinato a progetti in agricoltura gestiti da donne e oppure nei paesi in via di sviluppo, oppure nei confronti dell'infanzia. Io attraverso la mia storia vi vorrei raccontare le difficoltà che io incontro come donna e come olivicoltrice. La mia storia in realtà l'hanno fatta gli antenati, iniziando all'incirca nel 1600 ad acquistare dei terreni in Penisola Sorrentina. Noi abbiamo mantenuto intatte le coltivazioni, quindi produciamo olio, noci e agrumi. Nel 98, rientrata in Penisola Sorrentina, ho deciso di occuparmi di questo bene che mi era stato lasciato. Però dopo tanti anni era un terreno senza cura. Vi voglio solo portare nell'immaginazione a pensare come poteva essere un terreno non coltivato, lasciato. Era come una foresta. Gli olivi erano arrivati a 8 metri. Impensabile mandarci degli uomini sopra a raccogliere. Si sarebbero fatti male. E così ho iniziato
a fare la pulizia del terreno e poi successivamente la potatura, tutto regolarmente autorizzato. Cosa succede? Vengo denunciata per abuso edilizio, non lo avevo commesso. E allora gli amministratori che cosa fanno? Mi denunciano per ipotetico abuso edilizio. Un processo alle intenzioni, anche qui non c'era. Allora cambiano, li avevo estirpati, io li avevo potati. E allora a questo punto io mi chiedo, ma i nostri amministratori che cosa pensano? Che i terreni producano case, producano alberghi, che uno non voglia coltivare? Non mi sembra una cosa possibile. E non sarebbe invece possibile nella mente di queste persone pensare che uno vuole semplicemente produrre? Ma le difficoltà che noi incontriamo sono anche altre. Non solo sono gli amministratori locali, e anche la governance della politica che blocca spesso della buona agricoltura. Spesso noi vediamo che l'operato della politica ostacola il corretto mantenimento dell'arte della coltivazione, e io la chiamo arte, non solo buona agricoltura. Vi faccio degli esempi per capire che cosa voglio dire. Io ho dei muri a secco, tutti quanti li ammiriamo quando veniamo in penisola sorrentina o nella riviera Ligure. E che cosa vediamo? Questi muri sono bellissimi, ci prevengono il dissesto idrogeologico. Ma quando noi li dobbiamo mantenere, noi dobbiamo fare una pratica che è identica a quella che serve per edificare, con gli stessi costi. Il problema è che il muro prima c'era, la casa no. E perché devo mantenere gli stessi costi? Come posso io poi poter pensare di stare sul mercato così? E perché i nostri comuni non attivano i loro uffici tecnici, fanno una semplificazione amministrativa, ci aiutano producendo loro le planimetrie di come noi li dobbiamo fare i terreni? Io li faccio, voglio tutti i controlli del mondo, e se sbaglio fammi pagare anche il doppio. Però aiutami, non mi far sostenere dei costi insostenibili. Io questo non lo posso fare, ma come me non lo possono fare tanti piccoli agricoltori. Allora è questo che si deve cambiare. Eppure noi oggi, poi dopo che cosa facciamo? Ci diciamo parole incredibili, di estrema fantasia. Bombe d'acqua, io non le avevo mai sentite. Per dire cosa... Invece che cosa? Il terreno non viene mantenuto, il territorio non viene mantenuto. Ma perché? Perché fate delle regole impossibili. Nessuno lo mantiene. Cerchiamo di mantenerlo, ma è difficile con questi costi. E allora poi dopo ti stupisci e vedi come non sono solo i muri. Quest'anno a ottobre il nostro Ministero dell'Agricoltura, secondo me in modo incoerente, ha finanziato per un valore di 15 milioni di euro l'oleificio Dante. Il bello è che l'oleificio Dante non produce, trasforma e commercializza. Ma nel frattempo noi stavamo in piena emergenza xylella fastidiosa. Certo, era fastidiosa, però non abbiamo fatto niente. E l'olivicoltura italiana era a pezzi. Ma non solo l'olivicoltura italiana, posti di lavoro finiti. Si poteva fare meglio? Forse sì, io dico di sì. Però vorrei anche presentarvi quest'ospite sconosciuto che tutti quanti avete nelle vostre case, che è l'olio extravergine di oliva. Tutti quanti lo abbiamo, ma qualcuno lo conosce? Sa com'è fatto? Io, per esempio, nel mio piccolo conosco la minucciola, che è una delle 600 varietà che esistono in Italia. Poco, una. Ma pensate, immaginate solo per un attimo, poterle provare tutti monovarietali, tutte le possibili combinazioni, proveremo un sacco di sensazioni, e questo invece noi non lo facciamo. Eppure l'uomo è nato insieme all'olivo, ma l'olivo, grande differenza, come tutte le altre piante, non ha bisogno dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno dell'olivo. E allora perché non ci prendiamo cura del territorio? Perché non curiamo con amore e attenzione le piante come facciamo con un buon amico? Io, per esempio, attraverso l'osservazione ho capito che per aumentare la qualità del mio prodotto avrei dovuto ridurre il tempo di raccolta. Ridurre per me il tempo di raccolta è difficile perché io non posso meccanizzare. A me dura circa 20-30 giorni. 20-30 giorni sono tanti per me. Io non sono l'olio Dante. Io devo stare attenta. Allora cosa ho pensato? Ho detto ok, io ci metto 20-30 giorni perché
Ho 6 collaboratori e 2 pettini per la raccolta agevolata. Voglio arrivare a 3 giorni. Organizzo un cantiere di lavoro con 12 operai e 6 pettini di raccolta. Uno sforzo enorme gestire 12 operai in un cantiere e sono una donna. Ci sono riuscita, ho avuto premi, è andato tutto. E guardate, per noi piccoli produttori, il prodotto è la nostra... Non c'è distinzione. Noi siamo il prodotto. Se il prodotto non è di quella qualità, nessun piccolo produttore lo mette in vendita. Non lo imbottigliamo, la qualità deve essere elevata. Noi ci mettiamo la faccia, per questo abbiamo bisogno di fiducia. Perché il prodotto è noi, non c'è distinzione. Però poi che cosa succede? Io finalmente ho curato il prodotto. Sapete quanti euro ci vuole? Io devo andare nel terreno tutto l'anno, del terreno, devo curare le piante, devo potarle, devo raccogliere al giusto momento di raccolta, devo organizzare i cantieri di raccolta, poi devo andare alla molitura, poi devo fare le analisi chimiche e sensoriali, che non tutti fanno, spesso le fanno dopo i controlli, noi le facciamo prima, poi devo pagare la certificazione per il biologico, poi devo imbottigliare, devo stoccare, finalmente confeziono e poi incrocio le dita sperando che lo venda. E cosa succede? Un'altra bellissima sorpresa. Vado al mercato e l'olio extravergine di oliva lo trovo dai 3 ai 6 euro. E come faccio? Io pago un operaio 85 euro al giorno, 16 euro al quintale di molitura, 12-13% di resa in olio. Impossibile, ho veramente fatto tutto. Eppure, alla fine, che cosa succede? Si parla solo di cibo, si scrive di cibo, ma sono cibo e agricoltura, sono due rette parallele che non si incontrano. I buoni prodotti non si vendono. Questa è la realtà. E la realtà è che invece le soluzioni ci sono. Ma quali sono queste soluzioni? Le soluzioni sono che bisogna diritto e voce ai beneficiari. Ma non solo ai beneficiari e agli agricoltori, i beneficiari devono intervenire nei progetti, perché spesso alla fine le stesse persone che parlano di cibo non l'hanno mai visto un territorio. E a me non mi interessa, io voglio ridare dignità al coltivatore, ma non a quello del Chianti. E non voglio nemmeno dei reality che cercano mogli per i contadini. Devo dire, in questo la parità di genere dell'offesa è certa. Non ho ancora capito chi si deve offendere di più. Io credo che sia arrivato il momento di puntare alla formazione di potatori, orticoltori, manutentori del terreno, persone che sanno pensare che il terreno e l'agricoltura mantengono le connessioni sociali, che mantengono il territorio, le tradizioni. Noi dobbiamo andare oltre la sostenibilità, perché la sostenibilità è stata travisata da una visione miope. E questa visione miope che cosa ha portato? Orti verticali, pannelli solari su terreni agricoli. Questa è stata la visione. La tecnica ha prodotto delle soluzioni solo nell'immediato. La visione globale non c'è stata. Non c'è stata un'attenzione alle interconnessioni sociali, culturali che mantengono il tessuto della società. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, che per me è prezioso come l'olio, e spero che diventi un vostro amico. Buonasera a tutti, sono Roberto Barbieri, lavoro per Oxfam Italia. Molto felice di essere qui questa sera a Napoli, sono molto contento che Expo dei Popoli sia questa sera a Napoli. E io cercherò di parlarvi di fame e di diseguaglianza, e soprattutto di che cosa possiamo fare noi, qual è il nostro ruolo. Chiederei la vostra collaborazione, chiederei un po' una scomodità. Le persone che sono nella fila centrale, io chiedo che si alzino in piedi, per favore. Sì, Giobbe, da Giobbe in avanti. Alzatevi.
Ecco, se noi fossimo, immaginiamo di essere il mondo per un attimo, queste persone sono tante o sono poche? Potremmo discutere, le vediamo molto bene, sono abbastanza. Sono le persone, una persona su nove, che non hanno da mangiare, che non fanno quel piccolo gesto quotidiano, andare a tavola, mangiare una pizza, prendere un panino, che tutti noi facciamo. Io chiederei di rimanere alzati, lo so che è una scomodità. Proprio a voi. Proprio a voi, a qualcuno deve capitare. Sono distribuite così, in Asia, in Africa soprattutto, il 98% è lì, ma il paradosso, il grande paradosso è che tre quarti di loro sono produttori di cibo, sono agricoltori. Abbiamo il paradosso che chi produce cibo ha fame. E non è un problema di cibo disponibile, di risorse disponibili, è un problema di diseguaglianza alla fine, è un problema quei produttori, quei contadini producono, commercializzano in condizioni di svantaggio, lo fanno in termini di accesso alla terra, lo fanno in termini di accesso all'acqua, lo fanno in termini di accesso al credito, delle conoscenze. Sono donne, e qui abbiamo tre donne, Maria, Josephine, Aramla, che raccontano tre storie diverse, tre storie di problemi che riguardano il perché le persone hanno fame. Tutte hanno lo stesso problema, portare a casa alla fine della giornata cibo per sé e per i figli. Josephine vive nelle Filippine, nell'isola di Mindanao. E questa è la fotografia di alcuni anni fa, quando un tifone ha distrutto non solo i suoi raccolti, ma anche la sua casa. Quando parliamo di cambiamenti climatici, parliamo dell'effetto serra, significa che nel mondo stanno aumentando quei fenomeni di siccità, quei fenomeni di alluvione, di cui magari i giornali non parlano nemmeno. Ma alla fine Josephine, quando semina, non sa se potrà raccogliere. E il tema del cambiamento climatico è un tema fondamentale per la lotta alla fame. Noi abbiamo delle stime che ci dicono che se nulla cambierà in termini di cambiamento del clima, probabilmente i prezzi da qui al 2050 aumenteranno dell'83%. E questo significa che avremo almeno 25 milioni di bambini denutriti. Maria la trovate in questa landa desolata, prima lì c'era una foresta. E questo significa che la terra è un problema perché è sempre più un bene scarso, è sempre più un bene che le aziende, le multinazionali, che i grandi investitori si vogliono accaparrare. E spesso questo accade non tenendo minimamente in considerazione i diritti delle persone che li vivono. Dal 2000 ad oggi stiamo parlando di 38 milioni di ettari, una superficie più grande dell'Italia che è stata oggetto di grandi acquisizioni di terra. Se queste grandi acquisizioni di terra significano accaparramento delle terre, significano escludere le comunità dalle loro terre, significa mandare sul lastrico milioni di persone. Aramla paga il prezzo della mercificazione del cibo. Sul cibo si specula e la speculazione fa sì che i prezzi aumentino o diminuiscano in maniera molto rapida. Il cibo è diventato anche l'occasione, i prodotti alimentari si producono non esclusivamente per mangiarli, ma per fare il carburante. Questo significa che c'è una grande domanda e che i prezzi aumentano, aumentano spesso indiscriminatamente. Nelle nostre ultime crisi alimentari abbiamo avuto l'83%
dell'aumento dei prezzi delle derrate alimentari tra il 2005 e il 2008. Il grano nel 2011 è aumentato del 181%. Pensate che cosa vuol dire per chi deve pagare tre quarti del proprio guadagno per acquistare cibo. Vuol dire essere sul lastrico. Questi sono i problemi. E allora noi ci dobbiamo chiedere che cosa possiamo fare. E guardate, c'è un tema che mi è molto caro, che è il punto chiave su cui vi voglio lasciare. È cosa possiamo fare noi per cambiare la situazione, come tutto questo ci riguarda. E dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che non tutto è ineluttabile, che queste dinamiche di potere possono cambiare. Cambiano se la società civile, se le persone ci tengono, si mettono insieme e fanno sentire la loro voce. Qui alcuni risultati. Dobbiamo essere consapevoli dei risultati anche positivi che si sono avuti negli ultimi anni. Ai governi è stato chiesto di adottare delle linee guida internazionali sui regimi fondiari. In paesi come il Guatemala qualcosa si muove e delle comunità vedono riconosciute il diritto alla loro terra. L'Unione Europea solo pochi mesi fa ha riconosciuto un tetto per le produzioni di cibo che vanno poi ai biocarburanti. Qualcosa si muove anche nel caso delle imprese. E qui parlo della campagna Behind the Brand, scopri il marchio. Quando i cittadini lo chiedono, le imprese rispondono. Comportatevi in maniera responsabile. Avete un grande ruolo. 10 multinazionali nel mondo governano il 70% di quello che troviamo nei nostri supermercati. Se loro cambiano le loro politiche, l'effetto per i contadini, per coloro che hanno fame, sarà enorme. E allora 700.000 persone hanno fatto sentire la loro voce e questo ha prodotto dei cambiamenti. Mars, Mondelez, Nestlé, che governano il 30% del mercato del cacao, dove le donne lavorano, dicono dobbiamo fare attenzione a quello che succede in quei campi. Pepsi Cola, Coca-Cola, grazie alle voci dei cittadini, stanno cominciando a dire attenzione a dove arriva il nostro zucchero. Sono impegni, per il momento sulla carta, non basterà, dovremo monitorarli, però qualcosa può cambiare. E gli stili di vita che sono stati ricordati. Gli stili di vita, pensiamo a noi stessi, ridurre gli sprechi, seguire le stagioni, mangiare meno carne, sono tutti anche concetti che se pensiamo a solo 10 anni fa, come dire, non esistevano. Pensate a termini come chilometro zero, a termini come commercio eco, a termini come impatto ambientale delle produzioni. Erano posseduti da una nicchia di persone, ora sono cultura molto più diffusa. E questo cosa significa? Che sono piccoli successi, grandi successi, di cui dobbiamo nutrirci per il futuro. Dobbiamo avere, e chiudo, fame di cambiamento. Dobbiamo partire da qua e dobbiamo esercitare un nostro ruolo. Per mettere questi signori a sedere, per invitarli alla nostra tavola, bisogna far sì che esercitiamo tutti un ruolo. Dobbiamo essere meno indifferenti, e dobbiamo far sentire la nostra voce. Dobbiamo far sentire la nostra voce con la politica. Chiediamo alla politica che si occupi delle cose importanti. A pochi mesi si negozierà l'accordo sul clima, come è stato ricordato. Di questo dobbiamo chiedere conto. Non della sparata del politico della settimana che fa cambiare dello zero punto le percentuali di voto. Dobbiamo votare anche con il portafoglio, dobbiamo fare delle scelte responsabili. Premiamo le imprese che cambiano, premiamo le imprese che esercitano un loro ruolo significativo nelle catene produttive e che guardano in faccia i loro produttori. E infine cambiamo noi stessi, cambiamo gli stili di vita. Forse non è così drammatico, non è una tragedia se rinunciamo a far fare migliaia di chilometri ad un prodotto che potremmo avere 2 mesi dopo dal campo del vicino. Tutto questo dobbiamo fare per mettere a sedere queste persone che ora sono stanche
Noi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni vedremo ancora statistiche, dei numeri. Ora cerchiamo di ricordarci che dietro ai numeri ci sono sempre dei volti, ci sono questi signori che sono stati in piedi e che sono coloro che, se noi fossimo il mondo, hanno fame. E è nostro compito riuscire a vincere la nostra indifferenza e metterli a sedere. Dobbiamo avere fame di cambiamento. Grazie, scusate, è toccato a voi. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, io sono Gianfranco Bologna, rappresento il WWF e fino ad oggi, fino ad ora, fino a questo momento abbiamo sentito parlare moltissimo dell'argomento centrale che riguarda come gli esseri umani subiscono le grandi trasformazioni che ci sono state attorno e come queste trasformazioni stanno sacrificando profondamente la vita di tutti quanti. Io vorrei sottolinearvi invece un aspetto che riguarda la situazione di quelle che è la base fondamentale che ci consente di vivere, che ci consente di essere in qualche maniera in condizioni che vorremmo tutti benessere, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi lo vuole raggiungere. E quindi credo che questo sia il tema più importante, perché guardate, quando noi parliamo di diritto al cibo, che è un fatto fondamentale, diritto all'acqua, diritto ai beni comuni, è un tema che evidentemente non può non toccare chiunque di noi. Ma questo tema, vi ricordo, che deve avere, è come se noi abbiamo una torta davanti a noi, questa torta viene utilizzata e, a secondo della visione che il mondo politico o le ideologie hanno, ci dicono questa torta la dividiamo in un modo A o in un modo B. Ma la torta qualcuno la deve fare. Questo qualcuno, per quanto riguarda la dimensione planetaria, è il mondo, è la natura. È la natura che fa la torta. E noi dobbiamo avere un grandissimo rispetto per la natura. Nella slide che vi metto in apertura, vi faccio vedere un'immagine del gorilla, che è una delle specie più minacciate di estinzione a livello internazionale, ed è anche una specie che ha oltre il 95% dello stesso patrimonio genetico umano. Noi siamo natura. Io credo che questo è l'elemento centrale che purtroppo tutti noi dimentichiamo. Quindi l'uomo che uccide la natura, uccide l'uomo. Questo è il concetto che vorrei esemplificarvi oggi. Io sono nato nel 1953. Quando sono nato io, qualche anno dopo, nel 1959, l'umanità ha raggiunto 3 miliardi di abitanti. Se vi facessi la domanda, quando è stato raggiunto il primo miliardo di abitanti sulla Terra, chi ha un'idea di quando sia stato raggiunto il primo miliardo? Inizio del secolo, ovviamente tu mi parli agli inizi del 1800. Il secondo agli inizi del 1900. Quindi noi abbiamo raggiunto il secondo miliardo. Io nella mia vita ho visto crescere la popolazione di altri 4 miliardi. Se vi rendete conto di che cosa significa questo, perché noi abbiamo questi due secoli che in qualche maniera hanno visto questa straordinaria crescita della popolazione. E allora il mio grande maestro, che è la persona che vedete qui, che si chiamava Aurelio Peccei, questa è una fotografia storica perché illustra nel 1972, siamo nel marzo del 72, la presentazione del rapporto, a mio avviso, più importante che ha avuto luogo proprio nel Novecento, per far capire quello che è il tema centrale quando il Papa poi dice l'economia uccide, che è il fatto che noi continuiamo a credere che possa esistere una crescita materiale e quantitativa su un mondo dai limiti biofisici finiti. Aurelio Peccei ha avuto la straordinaria idea di creare un think tank internazionale di 100 persone, si chiama il Club di Roma, si riunì per la prima volta proprio a Roma, all'Accademia dei Lincei, e
Lui disse: dobbiamo scatenare un dibattito planetario che in qualche maniera faccia capire a tutti, ai politici, alle imprese, a tutti i cittadini, che è impossibile continuare con un meccanismo di crescita infinito. Quindi è impossibile continuare con dei meccanismi che economicamente continuino a utilizzare le risorse in una maniera indefinita, come se fosse una cornucopia che non ha mai fine. Il rapporto era I limiti della crescita, questa è la sede della Smithsonian Institution a Washington, e scatenò un dibattito enorme, e vi ricordo, perché penso che molti di voi se lo ricorderanno, che è stato un rapporto attaccato da tutti, attaccato dalle ideologie di destra, attaccato dalle ideologie di sinistra, attaccato da un punto di vista scientifico, perché vi ricordo che eravamo nel 1972, Nel 1972 le conoscenze che noi avevamo sul sistema Terra, su come noi siamo in grado di capire come questo straordinario pianeta che ci ha consentito di essere presenti si interconnette con tutte le sue componenti, con tutti i suoi elementi, gli elementi dell'aria, gli elementi dell'acqua, gli elementi del tutti gli altri elementi che sono i grandi cicli biogeochimici che costituiscono la base del motivo per cui noi esistiamo, gli elementi chimici di cui noi siamo composti, perché noi siamo chimica, noi siamo fatti di chimica, come sono fatti gli animali, come sono fatti tutti gli esseri viventi, come sono fatti gli organi le strutture inanimate. E il Club di Roma aveva proprio previsto, con il grande lavoro di supporto del Massachusetts Institute of Technology, allora l'autore numero uno era il grande Jay Forrester, che è ancora vivo, che è stato il creatore della dinamica dei sistemi e che scrisse all'epoca un libro bellissimo che si chiama World Dynamics, cioè era la prima volta che si applicava un modello mondiale a livello planetario per vedere come secondo questi andamenti noi potessimo continuare ad avere, se fosse, si fosse mantenuto uno sviluppo cosiddetto business as usual, come se nulla fosse, una situazione che poteva peggiorare o migliorare a secondo delle condizioni di contorno. Gli scenari erano diversi, lo scenario business as usual ci dimostra come in questo periodo, il periodo che stiamo vivendo oggi, è il periodo in cui ci troviamo in maggiori difficoltà. Ed infatti, come sapete, ci stiamo trovando in maggiori difficoltà. E la cosa che vorrei farvi capire in maniera molto chiara è che l'intera comunità scientifica internazionale sta discutendo sul fatto se addirittura noi viviamo in un periodo geologico che è nuovo. Questo periodo geologico viene definito antropocene. Vi ricordo che nel 2016 ci sarà proprio, come dire, un momento formale che dovrebbe accettare da parte dell'International Union of Sciences, quindi l'organismo che di fatto mette insieme il nostro tempo geologico del nostro meraviglioso pianeta, addirittura per individuare questo periodo geologico. Guardate che quando parliamo di periodi geologici, noi stiamo parlando del nostro pianeta che ha la bellezza di 4,6 miliardi di anni, che è tantissimo, che neanche noi riusciamo a immaginare. Quando parliamo del periodo geologico che dovrebbe essere l'antropocene, parliamo di un periodo che ha 150 anni, 200-250 anni. Addirittura c'è quella che viene chiamata la Great Acceleration, che viene individuata attorno al 1950. Questi sono i tre grandi protagonisti, alcuni dei grandi protagonisti di questo straordinario lavoro scientifico. Paul Crutzen è premio Nobel per la chimica, c'è Jan Zalesiewski, che è un grosso geologo, che sta proprio coordinando il gruppo di lavoro sull'antropocene, e Willy Steffen, che è un altro dei grandi studiosi di Global Change, che sta studiando l'antropocene. E quello che sta diventando un tema veramente incredibile, questi sono i temi, Expo di questo deve parlare, perché altrimenti non riesco a immaginare di che cosa riesca a parlare. Addirittura noi abbiamo, quando noi andavamo a scuola, vi ricorderete, si parlava di, tutti voi avete imparato i biomi che caratterizzano il nostro pianeta, le foreste tropicali, le tundre, le foreste temperate, i deserti, eccetera. Oggi noi parliamo di anthropogenic biomes, che vengono in un sincretismo definiti anthromes, vale a dire antromi, cioè ambienti naturali che sono profondamente modificati dall'intervento umano. Pensate che nel dibattito dell'antropocene esiste addirittura questa plastic glomerate, che è il meccanismo con cui la plastica riesce a
incrociarsi, incatenarsi con quelli che sono i conglomerati di terriccio, che poi diventano ovviamente anche in deposizione a livello geologico più in fondo, e quindi noi abbiamo addirittura la possibilità di individuare il nostro segno persino a livello geologico. Oramai gli ecologi stanno rimettendo in discussione quali sono le indicazioni di questi grandi ambienti naturali del pianeta. Allora, quando noi parliamo di che cosa significa aumentare le zone coltivate del pianeta, vi rendete conto che siamo di fronte veramente folle? Noi stiamo cercando di aumentare la produzione, e vi ho detto che siamo arrivati, che vi ho fatto il discorso sui miliardi, oggi noi siamo oltre 7 miliardi di abitanti, siamo 7 miliardi e 250 milioni di abitanti. La previsione più recente delle Nazioni Unite ci dice che dovremmo essere nel 2050 9,6 miliardi. È pura follia immaginare che noi duplichiamo o arriviamo al 70% di incremento della produzione agricola, quando poi, come abbiamo dei problemi giganteschi per quanto riguarda la perdita, lo spreco di cibo che c'è a tutti i livelli e che sta diventando uno dei grandi temi di cui bisogna trovare non solo argomento di discussione, ma soluzioni a questi problemi. E qui stiamo andando in quello che dovrà essere il vero tema che dovrà essere affrontato con le attività anche politiche che ci dovranno essere attorno a questi argomenti. Questo scienziato è John Rockstrom, uno dei grandi studiosi del Global Change, sono tantissimi quelli che stanno studiando questo, ma quello che è stato il seme che aveva indicato Aurelio Peccaico nel Club di Roma, oggi la comunità scientifica mondiale non sta che confermandolo in maniera clamorosa, tanto che si sta parlando di planetary boundaries, che sono i confini planetari, cioè vale a dire quei limiti oltre il quale l'intervento umano non può più andare. Perché? Non perché pensiamo che sia una cosa non piacevole, ma perché è pericoloso. Andare oltre questi limiti vuol dire entrare in una zona, vedete, non a caso vedete che c'è una zona di incertezza che è ad altissimo rischio ed è quella rossa, c'è una zona di incertezza con un rischio incrementale che è la zona gialla, c'è una zona che sta sotto il limite che è la zona verde, e quelle grigie che vedete sono delle aree che riguardano, tra i 9 confini planetari che gli scienziati hanno individuato, quelli che ancora oggi non siamo in grado di poter individuare con un'indicazione specifica e concreta di un numero. Come vedete, i grandi temi sono un po' quelli che molti di voi hanno oramai sentito parlare in tutte le occasioni. Pensate al cambiamento climatico, al grande spaventoso problema della integrità biosferica. Noi stiamo completamente modificando, disgregando quelli che sono le strutture, i processi, le funzioni e i servizi che gli ecosistemi offrono al benessere umano quotidianamente e che nessuno mette in conto, non stanno nel prodotto interno lordo, non c'è nulla di questo che viene calcolato. Quindi immaginatevi in che condizioni allucinanti ci troviamo. E quello che è il grande tema che la ricerca scientifica oggi sta ponendosi è che, rispetto a questo che avete visto qua, come fare in modo di mantenere il nostro intervento in questi confini, perché il vero problema riguarda il fatto che se noi sorpassiamo i limiti che vanno oltre la zona di incertezza, gli effetti che possono derivarne a cascata sono assolutamente non conosciuti e soprattutto non sono conosciuti rispetto alla capacità di quello che potrebbe essere l'intervento umano a gestirli. Non ce la facciamo, le società umane non sono capaci di gestire questa situazione. Allora, e questo cos'è? È il tipping point, è un punto critico, vedete, c'è una resilienza dell'intero sistema Terra che si muove in quella specie di vaschetta e quindi lì riusciamo a mantenere bene questo equilibrio. Nel momento in cui dovesse verificarsi una situazione di sorpasso di questo equilibrio, noi ci potremmo trovare addirittura in una dimensione
di sorpasso di un punto critico a livello planetario, non soltanto a livello di un singolo elemento, perché gli elementi fra di loro sono tutti interconnessi. È come quando noi andiamo a vedere qual è la situazione di un inquinante, no? E allora si dice: l'inquinante X non può essere contenuto nell'acqua, nel suolo, nell'aria oltre una certa quantità. Ma sappiamo benissimo che oltre a quel problema che riguarda l'effetto che quell'inquinante ha sulla nostra salute o sulla salute degli ecosistemi, abbiamo tantissimi altri inquinanti che hanno questo effetto. Quindi abbiamo un effetto sinergico. Idem, abbiamo un effetto sinergico per quanto riguarda questi grandi problemi, che sono i problemi dei planetary boundaries. Il grande tema e il grande fascino che stiamo ottenendo è proprio quello di riuscire a mettere insieme, e qui, come vedete, il grande problema che dobbiamo trovare le soluzioni, i temi di carattere, chiamiamoli ambientali, che hanno a che fare con i limiti del nostro pianeta, con quelli di carattere sociale. Kate Raworth, che lavora anche per gli amici di Oxfam e sta alla Cambridge University, ha cercato di definire ancora meglio qual è lo spazio giusto per l'umanità, tenendo presente i confini ambientali che sono stati indicati dagli scienziati per quanto riguarda, come dire, il soffitto, e il pavimento per quanto riguarda le fondazioni sociali, che non possono essere sotto questo livello. Noi non possiamo andare sopra il livello del confine planetario, non possiamo andare sotto il livello della foundation sociale. Questa è la grande sfida che abbiamo. Noi stiamo lavorando tantissimo su questi argomenti, tenendo presente tutti gli appuntamenti internazionali, non solo quelli, come dire, formali, a cui attraverso i quali ci sono i negoziati. Ogni anno pubblichiamo un rapporto mondiale che si chiama Living Planet, e abbiamo già messo in quadro tutte le cose che devono essere fatte. Su queste cose non facciamo altro che continuamente spingere a tutti i livelli, sia i governi, sia le istituzioni, sia le imprese, su cui c'è da fare un lavoro immenso, perché lì non possiamo pensare che possano continuare a credere che lo sviluppo o la crescita quantitativa possa continuare a rimanere. Ma è inutile che vi ricordi in conclusione che la vera scelta fondamentale sta effettivamente nelle nostre mani, e solo che nelle nostre mani riusciremo a cambiare questa situazione. Grazie. Salve, buonasera, sono Enzo Coccia e sono un pizzaiolo. Ho sempre creduto che si potesse fare una pizza diversa valorizzando il rapporto con gli agricoltori. E quindi, ancora prima che Slow Food creasse il progetto dell'alleanza, sono andato a inserire i nomi degli agricoltori all'interno dei miei menu vicino agli ingredienti. Ho un motto: io vivo per i contadini perché vivo grazie ai contadini. Salve, il mio nome è Giuseppe, per gli amici Gepis. Sono un fiduciario Slow Food, che la parola fiduciario vuol dire che sono un dirigente locale di questa associazione. Però quanto è più bella la parola fiducia Rio. E vivo nel Cilento, a Caselle in Pittari, per gli amici CIP, e ho sempre provato a coniugare innovazione e tradizione. Organizzo ogni anno il Palio del Grano. A proposito, quest'anno non mancate, si svolgerà il 19 luglio. Però mi piace anche provare e sperimentare le nuove tecnologie, come la stampa 3D, Arduino. Mi piace organizzare meeting e call conference con persone provenienti dalle parti più svariate del mondo. Salve, il mio nome è Paolo Russo. Io non sono un socio Slow Food, però forse lo diventerò. Lo diventerò perché non riesco a sopportare il fatto che nella città della pizza, nella città delle zeppole e dei panzarotti, prolifichino e nascano tantissime friggitorie di patatine olandesi. E poi c'è un'altra cosa che non sopporto. Non sopporto che di dare ai miei figli succo di frutta che contiene acqua, glucosio, acidificante e il 40% di frutta, anzi di purea di frutta,
reidratata. Salve, il mio nome è Emilia Lombardi e faccio parte di Slow Food Napoli. Sono una socia di Slow Food da diverso tempo, però negli anni ho sempre aumentato la passione con cui collaboravo con questa associazione, perché gli altri dicono che sono diventata una coproduttrice. Che vuol dire? Vuol dire che mi sento molto più responsabile delle mie scelte alimentari, quindi mi piace conoscere i produttori, mi piace capire il modo in cui il cibo di cui mi nutro è prodotto. Buonasera, sono Manuel Lombardi e sono un allevatore e un produttore di un formaggio antichissimo, si chiama Conciato Romano, è un presidio Slow Food e la mia vita è cambiata moltissimo da quando appunto è presidio. In realtà, oltre a cambiare la mia vita, ha cambiato anche la mia percezione del futuro. Ora ho molta più speranza nel futuro e riesco a creare opportunità sul mio territorio, l'Alto Casertano, non solo per me ma anche per tutto il territorio, facendo rete, creando reti, creando sinergie con altri produttori, pizzaioli, chef e che condividano con me l'idea di e la necessità di un cibo più buono, più pulito, più giusto. Il mio nome è Mimmo De Gregorio e sono un ristoratore. Il mio ristorante si trova a Sant'Agata sui Due Golfi, in Penisola Sorrentina. In cucina ci sono mamma e papà, mentre io e mia moglie siamo in sala. Ho imparato da Slow Food a fare la spesa direttamente dai piccoli produttori, valorizzando proprio quelle produzioni che rischiavano di scomparire, come per esempio i piccolissimi gamberetti di crapolla. Cerco di raccontare, o almeno i miei clienti, le persone che vengono al mio ristorante, mi dicono che i miei piatti hanno un sapore in più, un sapore delle storie di quelle produzioni, per cui anche quelle degli olivicoltori e dei limonicoltori che fanno un'agricoltura eroica in Penisola Sorrentina. Il mio nome è Peppe Pagano e sono un socio Slow Food. A Casal di Principe ho creato una cooperativa sociale che dà lavoro a dei disabili psichici. All'inizio nel paese pensavano che i matti fossimo noi. Poi si sono resi conto che in realtà i veri matti sono quelli che inquinano la terra in cui vivono e che seppelliscono rifiuti tossici nella terra più fertile che la nostra nazione conosca. La Camorra spesso ci ha minacciato, hanno anche sparato al nostro ingresso. Nel nostro ristorante c'è una bandiera con una chiocciola rossa e la scritta Slow Food, perché anche il nostro è cibo lento, è cibo che fa pensare. Il mio nome è Tina Somma e sono una produttrice di vino. Nella mia azienda, nei Campi Flegrei, provo a conciliare la conservazione della biodiversità e la sostenibilità alimentare. Ho iniziato seguendo l'esempio dei miei genitori e non solo ho recuperato delle viti a piedi franco ma tantissima biodiversità vegetale come il pisello Santa Croce, il pomodoro cannellino, la cicerchia flegrea. Perché lo faccio? Lo faccio perché io ritengo che sia giusto. Questo poi ha prodotto anche un altro effetto vantaggioso, perché i miei figli si sono appassionati anche loro a questo lavoro e non dovranno, come tanti loro coetanei, lasciare questa terra. Non vi ho detto che sono fiduciaria Slow Food. Io invece sono Stefano Pisani e sono un amministratore locale. Sono il sindaco di Pollica, una città del Cilento. Sono stato il vice sindaco di Angelo Vassallo, che è stato ucciso perché ritenuto scomodo, perché riteneva che è più importante ciò che si è rispetto a ciò che si ha. Io oggi cerco di portare avanti la Pollica di Angelo, sostenendo il suo mare, le sue produzioni e il suo ambiente. Buonasera, io sono Patrizia Spigno e sono una scienziata.
o meglio, sarebbe meglio dire una ricercatrice, perché in realtà cerco, che cosa cerco? Cerco quello che abbiamo perso, la biodiversità. Faccio selezione genica, state attenti, non c'entra nulla con gli OGM, è quello che i contadini hanno sempre fatto, cioè selezionare le varietà che davano migliori risposte sul territorio. E mi sono accorto negli anni che rispetto agli ibridi prodotti in altri ambienti, gli ecotipi locali sono quelli che resistono meglio e si danno le migliori produzioni nei territori. Sento spesso dire, ma il San Marzano di una volta non esiste più. Però molti non sanno che quel poco che esiste del San Marzano l'ho recuperato io con il mio gruppo di ricerca. Non mi dovete ringraziare, non vi preoccupate. Però se conoscete dei contadini, presentatemeli, perché c'è assolutamente bisogno di agricoltori custodi, agricoltori che sappiano in qualche modo mettere a dimora varietà autoctone e ecotipi locali. Io sono Giuseppe Orefice e sono il presidente di Slow Food Campania, e tutte le persone che vi ho presentato prima, ma anche moltissime altre, sono gli eroi della mia terra. Buonasera a tutti, io sono Frankie di Energy MC, normalmente canto, faccio il rapper, ma questa sera mi hanno invitato per parlare, mi hanno invitato per chiacchierare, per tirare giù due pareri. Purtroppo io, purtroppo, per fortuna mia quantomeno, sono un musicista, non sono un tecnico, non sono come tutte le persone che mi hanno preceduto e che mi seguiranno, esperto in materia di alimentazione globale, esperto per la tutela del territorio, ma ho dei punti di vista. Alcuni di voi sapranno che ero stato arruolato con il ruolo di ambassador per questa grande fiera di Food and Beverage che debutterà a Milano il 1° di maggio e che per 6 mesi animerà la capitale morale d'Italia e non solo, per Expo 2015. Io all'epoca, quando mi è stata fatta la proposta di diventare un ambassador, ho accettato con entusiasmo. Avevo capito che dovevo fare l'ambassador per l'Expo 2015, però ho capito che c'era un errore di fondo, e quindi evidentemente i motivi per i quali avevo sottoscritto il documento, che poi ho lietamente stracciato, sono fortunatamente incarnati da Expo dei Popoli, visto che la tutela degli agricoltori del sud del mondo non sarà materia del contendere presso i padiglioni della Fiera di Rho. Il mio intervento si intitola Miseria e povertà, e sono un pugno di riflessioni. Gli ho dato questo titolo soltanto per il piacere di poter utilizzare il carattere comic sans serif, che è uno dei peggiori della storia dell'informatica. E sono stato in Africa accompagnando una ONG, che tra l'altro è una delle anime in cui si esprime Expo dei Popoli, ACRA CCS, che ha degli interessanti progetti che riguardano l'alimentazione, la sanitizzazione, l'istruzione e comunque il sostegno attraverso la fornitura di progetti a persone che abitano in zone disagiate del pianeta. Nella fattispecie io sono andato in Zambia, non ero mai stato in Africa e non mi immaginavo che in alcuni aspetti potesse essere esattamente per come me l'immaginavo. I villaggi che in macchina durante le 2, 3, 4 ore di trasferte che ogni mattina si affrontavano per andare a visitare delle scuole nelle aree rurali, i villaggi sono esattamente come uno si immagina, cioè le capanne di fango, con i tetti di paglia, con bambini poveri,
lo Zambia è una nazione abbastanza povera e quel bambino, essendo zambiano, è un bambino evidentemente povero, in un villaggio povero, in una nazione povera, altre capanne povere, c'è dell'erba povera in primo piano. E una cosa che però mi è saltata agli occhi, che sinceramente non immaginavo, non ci avevo mai pensato, no? Che mi aspettassi che fosse diverso, per carità, però vi prego di guardare il contorno dell'immagine, la parte bassa di queste immagini, è terra, brulla, sassi, ciottoli, ma è pulito. Per terra, nei villaggi che si raggiungono dalla città più vicina, la città equivale a un paesino, Cipata, insomma, non so quante migliaia di abitanti faccia, ma è veramente un posto piccolo ed è un capoluogo di una regione molto importante, dello Zambia, e ci vogliono più o meno 3 ore per arrivare qui, e bisogna fare anche un paio di guadi con l'acqua che arriva a metà delle portiere, eppure è pulito, sì, sono un paio di pezzi di carta, però cioè, c'è la sensazione che siano talmente poveri che non si possono permettere l'immondizia, perché noi siamo molto ricchi, noi l'immondizia ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo talmente tanta che la mostriamo con orgoglio in alcuni casi. Qui invece sei nel nulla, in un meraviglioso nulla, o per meglio dire, non nel nulla, sei in un tutto diverso da quello che sei abituato a vivere. E questi bambini che vedete in questi spiazzi puliti sono quelli che si svegliano di solito alle 4 del mattino, accendono il fuoco per prima cosa, poi prendono una scopina corta e iniziano a ramazzare davanti a casa e puliscono tutto, i bambini. Poi a un certo punto, dopo che hanno finito queste operazioni, diciamo, di pulizia domestica, si mettono in uniforme, tutti, e a piedi vanno a scuola. A piedi, facendo 2, 3, 4, 6 chilometri a piedi tutti i giorni, in uniforme, a 5, 6, 7 anni, 8, 10, e vanno in queste scuole. Queste scuole sono... In Zambia esistono due tipi di scuole. Esistono le scuole governative e le scuole comunitarie. La scuola governativa è la scuola di Stato, in un certo senso, è quella che il Ministero dell'Educazione costruisce, Invece queste scuole sono scuole comunitarie, ovvero sia costruite dalla comunità. Cioè, costruite dalla comunità significa che un villaggio inizia a costruire i mattoni che avete visto prima e quando sono seccati per costruirci una scuola. E una volta che la scuola è costruita, i genitori che hanno costruito fisicamente quella scuola raccolgono i soldi e pagano i professori affinché insegnino i loro figli, perché non c'è una scuola pubblica lì. Siamo in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna dello Zambia. Però c'è questa esigenza, c'è questa curiosa esigenza di mandare i figli a scuola. Si coglie l'importanza di mandare i figli a scuola e si sta parlando di scuole costruite in maniera estremamente semplice. Normalmente la struttura di una scuola è una parete a tutta altezza da una parte, una parete a tutta altezza dall'altra, in mezzo ci sono dei muretti bassi, alti più o meno un metro, sulle pareti lunghe c'è attaccata una lavagna, c'è una parete divisoria per avere almeno 2 aule. La copertura spesso è in paglia, in alcuni casi in banano, piuttosto che i più fortunati riescono anche a comprare delle lamiere. Alle volte ci sono i banchi, i pavimenti non ci sono praticamente mai, però ci sono loro. Ci sono loro e sono tanti, veramente tanti.
e hanno una gran voglia di imparare. C'è questo strano, surreale desiderio di voler imparare, di voler apprendere. Io non c'ero abituato. Io normalmente quando andavo a scuola non è che c'era la voglia di apprendere, si andava a scuola perché ci si doveva andare. E loro ci vanno, tutti in uniforme, ripeto, perché hanno, gli è stato detto che la cultura è un bene fondamentale e la vera ricchezza la si riesce ad avere soltanto quando si ha la cultura. Loro sono genitori di questi ragazzi, loro sono alcune delle persone che hanno costruito i mattoni che vedete alle loro spalle. Loro sono quelli che hanno capito che se il loro bambino continua a pascolare le capre o le mucche o gli zebù o quello che siano, non avrà mai delle chance, non avrà mai delle chance. Deve imparare, deve acquisire gli strumenti che gli permettano di potersi anche spostare, potersi muovere, potersi relazionare con il mondo circostante. E questi genitori, sono i genitori di questi bambini, poveri. Vedete, quello di là è più povero di questo, anche un'espressione decisamente più povera. Questo ha le mosche, ha di più evidentemente. Io non è che voglio fare della facile ironia, non è che li voglio sfottere. In Zambia non c'è un vero e proprio problema di alimentazione, non c'è sottoalimentazione. C'è qualche caso, però intendo, non è una piaga endemica. Lì il problema è l'AIDS, perché un genitore su 7 di questi ragazzi è sieropositivo o malato. E ci sono probabilità che anche uno di loro due possa essere sieropositivo, perché al momento del parto in Zambia c'è il rischio che ci sia una confusione tra il sangue materno e quello del bambino, e se la mamma è sieropositiva, in quel momento il bambino rischia di diventarlo, e in tanti lo diventano. E è una nazione che ha una prospettiva di vita media di 49 anni, l'età media dello Zambia è di 16 anni, è una nazione adolescente, povera. Povera, ma che sinceramente non avevo mai incontrato. Una nazione nella quale viene guardato in faccia da tutti. A me non capita troppo di frequente. Mi sta succedendo in questo momento. Ma domani per strada non credo che tutte le persone che incontrerò mi guarderanno in faccia. In Zambia sono stato guardato da tutti, da questi bambini, dai loro genitori, da tutti quelli che io ho incrociato. E c'è un orgoglio, un'eleganza e una bellezza che è evidentemente negli occhi di tutti, che convive con la povertà, ma non è ostacolata dalla povertà. La povertà è la mancanza di beni, è la mancanza di una bella scuola, di avere un bagno decoroso e di poter avere cibo negli orari giusti e poter avere del cibo caldo. Devo riuscire. Questi sono, è la media dei trasporti, cioè in Zambia le merci viaggiano così. Questo è un taxi, è una bicicletta che viene pagata per trasportare merci da una parte all'altra. E quindi, se questa è la povertà, è difficile riuscire adesso a introdurvi all'argomento della miseria. Proviamoci. Questa è una latrina di una scuola. In una di queste scuole comunitarie bisognava costruire delle latrine ed è stato costruito questo modello. Si può dire che è un cesso. Possiamo. Questa è la toilette nella quale queste ragazze devono andare, anche durante il periodo del ciclo. Ci sono molte ragazze che rinunciano ad andare a scuola nel periodo del ciclo. Uno, perché è difficile trovare gli assorbenti. Due, perché arrivati a scuola non si è nelle condizioni igieniche. Questa è la latrina. Questa è la libertà. È una buca che una volta che si riempie, si ricopre, si sposta la palizzata che c'è intorno di qualche metro, si rifà e si va avanti.
E questa è la povertà, per carità, cioè, è anche pulito dentro, eh? Al di là del buco è pulito. Ma allora, se questa è la povertà, che cos'è la miseria? E l'Intercity Milano-Napoli, un'Italia che viaggia, e l'Intercity Milano-Napoli, ma potrebbe essere il Torino-Milano, potrebbe essere il Catania-Cuneo, non importa, non c'entra la geografia, c'entra la miseria. Perché questa è miseria, ragazzi, questa è miseria. La miseria è uno stato dell'anima, è una cosa che ti... è l'incapacità di poter avere quello che si ha, probabilmente. Qui siamo a Cremona, la città nella quale abito da qualche anno. Vi prego di notare l'attenzione... Scusatemi, non vorrei parlare di corda in casa dell'impiccato, evidentemente. La questione dell'immondizia, sulla quale io adesso mi prenderò anche la libertà di ironizzare minimamente, in questa area geografica, ma non solo in questa, è una cosa sulla quale non bisognerebbe scherzarci, ma bisognerebbe risolverla. E ci vorrebbero però dei governanti capaci di risolverla, ci vorrebbe una volontà, ci vorrebbero tante cose. Ci vorrebbe meno miseria. Ci vorrebbe che quello stronzo che ha attaccato quel materasso al cartello di divieto di scarico almeno avessi imparato a leggere per capire che poteva anche evitare di farsi questa fatica, che alza il telefono te le vengono a prendere a casa, cretino che non sei altro. La settimana dopo nello stesso posto ho trovato questo, qualche mese prima la situazione era questa, qui è vicino a casa mia Cremona, per questo è così documentato questo angolo di scempio. E uno dice vabbè, ok, allora sono le persone che decidono di fare la differenziata, ma prendono le bottiglie e le tappano in maniera che facciano tanto volume, così 10 bottiglie occupano lo spazio che dovrebbero occupare 100 bottiglie, ma io sono assicuro, quindi anche nel compiere un gesto positivo si finisce per tirar fuori un cucchiaino della propria miseria, anche della propria ignoranza. Uno dice, ok, va bene, non è che le persone nel momento in cui si trovano a dover lavorare con un bene comune considerano quel bene comune di nessuno e quindi, perdonatemi il francese, ci cagano sopra. Allora queste persone mi immagino che siano più attente nella propria vita privata. Qui siamo in provincia di Modena e apprezzo il fatto che i pedoni vengono pregati gentilmente di non sostare sulla cazzo di pubblica via, perché si rischia di dar fastidio ai cani. I cani si infastidiscono. Per amore proprio di completezza, sul cancello accanto che uno dice, no? Perché sono sorposensibili. Quindi, questo signore preferisce buttare addosso a me, che sono un tranquillo passante sulla pubblica via, in collo la croce di avere preso due cani detestabili, odiosi, inutili. Inviti le persone a star lontano dai cani perché altrimenti i cani disturbano i vicini. Ma come stai? Quest'uomo, secondo me, in qualche misura è riuscito a far sublimare il senso di miseria che vorrei riuscire a trasmettervi. Certo è che se allora, ok, abbiamo capito, è il cittadino, la miseria è responsabilità del cittadino, quindi le pubbliche amministrazioni evidentemente devono riuscire a educare, e quindi, a parte che si definisce uno che porta in giro a cagare il cane un conduttore,
manco fosse in tranviere, che è meraviglioso. Però intendo, con 25/300 euro, no, cerco di darti una direzione, di darti un'indicazione, no? Si mangia bene qui, ok, per favore la butti l'immondizia, ma non gettare i piatti di ceramica. Ma come stiamo? C'è veramente bisogno, c'è l'esigenza di dire che i piatti di ceramica non vengano buttati, altrimenti uno piglia, fotte via tutto e via, allegri, pronti, è un centro commerciale, viva il commercio. No? Si cerca di arginare la miseria del pubblico, no? No assaggio. Qualcuno cerca di essere anche più preciso, qui siamo ancora a Cremona, no? Perché anche la lezione del rap insegna che una rima aiuta sempre, no? È una cosa da imparare, è vietato toccare per rubare, già sai fratello che te lo dico a fare, no? Vi prego di soffermarvi adesso su questa immagine. Sarà capitato anche a voi di vederla in giro. Questo dispositivo è un distributore di biglietti numerati che si trova nella fattispecie in un salumiere non distante da casa mia, e che permette così di organizzare delle file ordinate per prendere il prosciutto, il formaggio e via discorrendo. Quindi per disciplinare un aspetto sandatezza del costume, soprattutto italico, che sta nell'incapacità di accettare il fatto che lui era prima di me e dopo arriva quello, poi ci sarà lui, poi ci sarò io, poi ci sarà quello, no? La sintesi grafica che è stata scelta è mirabolante, non trovate? Con quella sbarra che dice no. Prende ancora di più, no, il senso. Io sarei tentato di tatuarmelo sul torace, come una sorta di autodifesa. E queste sono cose che vengono fatte per cercare di aiutare le persone a essere meno miserabili, perché fa proprio schifo quello che ti ruba il posto davanti al salumiere, che superi la vecchietta che è distratta da un tonno. Conosciamo i tonni e le vecchiette. Qui siamo in un ospedale. Cioè, io non voglio criticare, non voglio produrre dei giudizi di merito né su chi ha avuto la sensibilità di dare questa informazione né su chi ha l'esigenza di riceverla. Mi dispiace che ci sia questa esigenza in generale, intendo. Mi sento un po' male io e spero un pochino anche voi che ci sia questa necessità di doversi spiegare con rapidità, anche a costo di mandare in culo la lingua italiana se necessario. Questa è un'istituzione, stiamo parlando del Club Alpino, che vieta ai minorenni di salire al soppalco, al, come se fosse al soglio pontificio, no? Una cosa... Non possono i minorenni salire al soppalco, che altrimenti... Era in un autogrill, mi sono fermato a quello dopo, perché sono stato preso dallo sconforto. Se... Allora, ne abbiamo tre. Abbiamo anche una certa fretta, quindi le decisioni le dobbiamo prendere in maniera stringata. Scusatemi le spalle, ma dato il contesto mi immagino che sia anche più gradito. E guasto. Quello, cioè, spero che non ci sia bisogno di scrivere, cioè, se c'è uno che ci piscia sopra. Forse il secchio l'ha messo nel caso in cui uno... No, magari preserviamo, evitiamo e cose varie. Quindi quello è fuori. Forse questo al centro è guasto. Ma chi non mi assicura che questo non mi sputa? Cioè, io vengo messo in una situazione nella quale le informazioni,
iniziano a confondersi, mi si danno informazioni contrastanti, apparentemente contrastanti. Oppure mi si ribadiscono delle cose. Cioè c'è il codice della strada che ha stabilito che esiste il segnale di divieto di sosta, di parcheggio e di spazio riservato a portatori di handicap. Sicuro, sicuro? Te lo metto pure in arancione. La cosa miserabile, secondo me, è che c'è qualcuno che arriva lì e scendendo con la propria carrozzella deve dire «Cazzo, sì, io ne sono sicuro che questo posto mi spetta». C'è veramente bisogno di dover aggiungere queste postille? Quando poi, a 200 metri da quel cartello, decidi, il giorno prima di un lavoro in corso, di collocare un cartello che ti dice che l'indomani lì non potrai parcheggiare, ma di fatto lo impedisci all'unico spazio per handicappati, portatori di handicap, diversamente abili, non vi incazzate, vi prego, io sono parlo spiccio alle volte, l'unico spazio di tutta la piazza accessibile. E io cosa faccio? Ci metto un cartello davanti per impedire alle persone l'indomani di fermarmi, ci immagino che ci sono anche adesso, perché tanto alla fine, ragazzi, non è che si può. Roma, caput mundi. Uno che deve fare qua? Uno che deve fare? Chiama un esorcista. Telefona a Spock, due su. Non mi rendo conto. Non mi rendo conto perché nella modernissima stazione Tiburtina di Roma ci sia questo tipo di esigenza. Che di solito col culo che mi ritrovo io sono al 20 come binario. In tutto questo. Però è evidente che c'è leggerezza, che alla fine uno ha detto ma tu l'hai firmato quel foglio, allora stiamo a posto così, va bene, massima mettine 5 di cartelli, ma che me ne fotte a me, tanto alla fine, l'abbiamo comprati e usiamoli questi benedetti cartelli. E qui secondo me bisogna riuscire a stringere, perché sto diventando forse un po' troppo prolisso. Siamo nell'ospedale di Città di Castello, questo è un bagno, quelli accessibili al pubblico. Questa è una maniglia di quelle che vengono utilizzate dalle persone anziane o comunque in difficoltà per potersi aiutare in un momento complicato, per chi ha delle difficoltà motorie, come andare in un bagno pubblico di un ospedale italiano. E quella corda, ve lo giuro, è a questa altezza, è qua, ed esce di tanto così. Cioè, o c'è Yuri Keiki che deve andare a fare un esame, la VES, e gli scappa. Questo secondo me è una cosa veramente schifosa, questo è miserabile. Vaffanculo, qui veramente vaffanculo. Questo è una vergogna, questo è uno schifo, questo è uno schifo. Questo è uno schifo. Queste sono le fioriere che sono lungo via Principe Belmonte, a Palermo, nel centro di Palermo. Via Ruggero VII, via Libertà, stiamo parlando del salotto del capoluogo siciliano. E le fioriere sono fatte di Eternit, e sopra c'è scritto Eternit, Sicilia, e ci sono persone che muoiono di silicosi, persone che guadagnano miliardi perché devono far smontare tetti, no? Che poi vengono smaltiti e cose varie. E questa è una fotografia che ho fatto l'anno scorso, le fioriere sono sponsorizzate da Eternit e nella fattispecie i responsabili di quella porcata, liberi. Questa è la miseria. Questa macchina è targata L'Aquila, quella macchina è in quella posizione da quando gli è cascata la parete del garage, come tutto il resto della città che è alle spalle di questa automobile. Questa è la miseria, altro che la povertà. Noi ci avremmo i mezzi per poterla mettere a posto questa cosa, ci avremmo i soldi per poterne mettere a posto 10 dell'Aquila, ma la miseria ce lo impedisce. Ecco come usiamo i bambini. Questa secondo me è miseria. Questo è una copia di un catalogo di un marchio di abbigliamento, un marchio di intimo. Mi immagino che parecchie delle ragazze, delle signore presenti oggi abbiano addosso questo marchio. Nella fattispecie, lì in alto vediamo anche il logo di una famosa multinazionale americana, famosa per i sorti. E si vede che gli piacciono anche le topoline, a questi qua.
perché questa qui è la pagina di un catalogo che era normalmente in diffusione. Per carità, non c'è nulla di pornografico, eh. Però se la devo mettere accanto ai bambini che vi ho fatto vedere prima, non lo so, ho come la sensazione che sta bambina si troverebbe più a suo agio di là, che messa qui a fare la starletta. Ma il vero problema della miseria, in realtà, è l'ignoranza. E lo hanno capito i genitori dei ragazzini in Zambia. Prone sia che tirano fuori i soldi e si fanno un culo tanto per poter costruire le scuole e mandarci i figli dentro. D'altronde in Italia il cinema moderno a Roma è in questa situazione. Un'anima pia ha lasciato una rosa dentro una bottiglia di birra. Come dire, lasciamo una punta di arte. E il problema è l'ignoranza. È un famoso quotidiano del Nord, ha capito anche qual è il motivo per cui c'è tutta questa ignoranza in giro per lo stivale. Che alla fine il terrorismo islamico, sì, dopo 10 anni torna la paura, ma come torna passa pure. Il fatto che cazzo, 60% saranno meridionali, ragazzi, è un vero problema. Il vero problema è l'ignoranza, che non arriva senz'altro da insegnanti meridionali. Deriva dal non imparare, dal non insegnare, dal fottersene. Voglio concludere questo mio intervento, dopo aver parlato appunto di quella che secondo me è la povertà e quella che cos'è la miseria, un'esperienza che ho fatto 3 anni fa con ActionAid, che è un'altra organizzazione che è in seno a Expo dei Popoli. Siamo andati insieme ad ActionAid a visitare alcuni villaggi nell'entroterra dello stato di Bahia. E nella fattispecie siamo arrivati in questo posto, non mi ricordo come si chiami, è in mezzo al nulla, non c'è niente. Vedete, questa linea ferroviaria a scartamento ridotto porta carbone tra il nord e il sud del paese. E gli alberi li tagliano anche così, sono strani in Brasile. E qui veramente non c'era nulla, c'erano le case che vedete, c'era una piccola scuola, nuvole a perdita d'occhio, e la gang di teppisti del posto, la malavita locale, che potete vedere in questa immagine. Una gang di lieti teppisti, di cui temo che questo sia il basista, tra l'altro, che a un certo punto mi approccia. Mi vengono tutti intorno e uno di loro mi fa: ma scusami, in un misto, cioè parlava in portoghese, io in italiano, ci siamo capiti perfettamente comunque. E dice: ma mi togli una curiosità, ma dove abiti tu? Ma come sono fatti i soldi? E i soldi sono, abbiamo l'euro, in tutta Europa abbiamo l'euro, un euro equivale a 2,66 reais, la valuta, il cambio dell'epoca in Brasile. Faccio tutta la spiega, no? Mi sembrava di essere Piero Angela. E a un certo punto mi ascolta tutto soddisfatto e mi dice: ma ce l'hai da farmene vedere? Io tiro fuori il portafoglio, apro, e avevo una banconota da 50 euro. E dico: va, eccoci. Questi sono 50 euro per 2,66 reais, quanto fa? La do in mano, questi qui se la guardano, se la passano tutti quanti, e poi me la restituiscono. E dice: ma monete? Ce n'hai monete? Beh, proviamo. Guardo di nuovo nel portafoglio e c'è una moneta da 1 euro. Dico: ah, fantastico, eccolo qui. L'unità base, 1 euro, 2,66 reais. Gliela metto in mano, la mette nel palmo della mano, la gira e dice: ah, ma questo è l'uomo vitruviano. Lui c'ha 9 anni e in mezzo all'entroterra dello stato di Bahia, guardando quell'immagine, ha detto: ma questo è l'uomo vitruviano. Io ho detto: ma lo sai che se tu pigli e vieni a casa mia e fermi 100 persone e gli chiedi chi è l'uomo vitruviano, ci sono poche chance che qualcuno ti dia la risposta corretta, te ne daranno di grandemente fantasiose. Facciamo una cosa, mi sei veramente piaciuto.
io regalo questo euro alla scuola, no? Diventa una dotazione per la scuola, come la cattedra, come il computer della sala informatica. Tu ne sei... Tutte le volte che a scuola bisogna parlare di euro, Leonardo da Vinci, il tondo, bimetalli, quello che ti pare, tu tiri fuori la moneta, la fai vedere a tutti quanti e poi la rimetti via. Ok? D'accordo? Affare fatto. Ciao. Mi allontano, dopo 5 minuti sento tirare per la giacca, mi giro, c'era ancora lui con questa moneta che se la girava in mano e diceva: ma dopo che l'ho fatta vedere a tutti, poi te la devo ridare. No, non me la devi ridare, ti dico che è della scuola, tu la custodisci, poi ci saranno altri che verranno dopo, non è che puoi farla vedere a tutti, altri la dovranno vedere, non ti preoccupare, è diventata come la lavagna, è parte della scuola. Ok? Mi allontano, passano altri 5 minuti, mi sento di nuovo tirare per la giacchetta, mi giro, c'era ancora lui, sempre con sta moneta in mano, guardandomi così mi fa: ma quindi adesso io ti devo dare 2 reais e 66? Io in quel momento ho capito, uno, che non gli interessavano i soldi, ma che era un numismatico. Non lo sapeva. Ma non gli interessavano i soldi perché non gli interessava il... Era cosciente del valore, ma non era quello il problema, non era quello il suo obiettivo. Eppure lui conosce l'uomo vitruviano. Quei soldi non ce li ha, ma ha delle cose che persone che quei soldi ce li hanno non hanno, non le hanno. E con tutti i soldi che hanno non riescono neanche a comprarle, perché non è con i soldi che si compra la cultura, servono per carità, ma è con l'impegno e con il desiderio di apprendere che lui aveva veramente e ha e avrà con grande forza. Io grazie a lui ho capito che è l'ignoranza la vera piaga. Quindi, volendo concludere questo intervento, si sintetizzare in un'immagine la miseria, io probabilmente sceglierei questa con un mazzo di fiori buttato via. Ma non è tanto il fatto che uno ha preso un mazzo di fiori, che è la bellezza, che è la purezza, che è la natura, e l'ha buttato via, ma minchia, nella plastica. E comunque, se questa deve essere l'immagine della miseria, io mi auguro, e credetemi, vi auguro con tutto il cuore, di passare il resto dei nostri giorni avendo ben chiaro di fronte l'immagine della povertà. Grazie a voi tutti. Vado, mi sentite? Sono Marco De Ponte, sono il direttore di ActionAid. La premessa, diciamo, di questa piccola chiacchierata più breve che cercherò di fare è che io penso che il ruolo di organizzazioni come le nostre, hanno parlato altri, sia proprio in gran parte nell'educazione di quello che si fa a scuola, e penso che anche sulla questione alimentare ci sia tantissimo da fare e si possa fare tutti assieme. Per esempio, nelle nostre scuole si consumano 380 milioni di pasti l'anno. Il problema della ristorazione collettiva nelle scuole, e dico problema, è anche una grande opportunità. Noi possiamo educare i nostri figli, possiamo fare in modo che gli insegnanti si avvicinino ai problemi, possiamo influenzare una partita che vale 1,5 miliardi di euro e che quindi non è testimoniale. Però, siccome siamo un'organizzazione internazionale, dove andate? So, proprio quando parlo io. Va bene. No, è tardi, quindi sarò breve.
siccome siamo un'organizzazione internazionale, spesso si pensa che noi dobbiamo fare quella parte di spiegare alcuni dei macro problemi che sono in parte già stati affrontati, e io vorrei soffermarmi su uno in particolare. Mazza che esodo. Fat acid metilester. È una parolaccia mostruosa. È il nome tecnico di uno dei composti che più comunemente vengono definiti biofuel. Biofuel è invece una roba, una cosa fichissima, cioè rilassante. Cioè, l'acronimo di Fat Acid Methylester è fame. Volevo parlarvi di questo. Allora, i combustibili fossili inquinano, emissioni, responsabili principali del buco dell'ozono, tutti se ne accorgono, i limiti del pianeta li abbiamo ricordati prima, un grande momento di presa di coscienza induce gli stati e le istituzioni internazionali, l'Unione Europea, a ragionare sul fatto che bisogna incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili. E quindi, per esempio, cosa succede? Che gli stati dell'Unione Europea scrivono due direttive, la RED, Renewable Energy Directive, direttiva sulle energie rinnovabili, e la Fuel Quality Directive, cioè una direttiva sulla qualità dei carburanti, per spingerci a far cosa? Ad abbassare le emissioni, a produrre più carburanti attraverso energie rinnovabili. E cosa facciamo? Beh, insomma, intanto forse per farvi seguire questo ragionamento bisogna ricordarci che le energie rinnovabili sono le biomasse, il vento, il sole. Le biomasse le abbiamo sempre utilizzate nella storia, si brucia la cacca e si fa un bel falò. Ma facendo, immettendo degli incentivi e facendo queste regole, nel giro di pochi anni in realtà espandiamo enormemente questo mercato, il mercato dei combustibili biologici. E cosa facciamo? Creando questo mercato creiamo un'anomalia, parte di un sistema pieno di anomalie, in parte già ricordate da altri. È questo mercato, la risposta che ActionAid e altre organizzazioni che hanno anche parlato prima di me oggi si è data è assolutamente no. Perché non è sostenibile? Non è sostenibile perché di fatto si finisce con prendere della terra che è stata sempre adibita alla produzione di cibo per coltivare altre piante, destinandone quindi l'uso ad altri scopi, per fare carburante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i contadini, i piccoli agricoltori che lavoravano su quelle terre non possono, o diciamo vengono posti fuori dal mercato, non possono più coltivare per mangiare. Poi produrre un litro di agrocarburante implica sprecare 2500 litri d'acqua, i limiti della terra abbiamo detto. Ci sono dei costi sociali, se noi prendiamo della terra per coltivare colza, canna da zucchero, vogliamo che è utile a produrre agrocarburanti, spingiamo questo mercato creato artificialmente ad appropriarsi di terra per questo scopo. E dove la troviamo questa terra?
Beh, prima è già stato menzionato, le stime possono essere un po' diverse, forse 20-30 milioni di ettari finora utilizzati per questo scopo, ma dove non sono in Europa, la maggior parte, i due terzi, sono nei paesi poveri. Perché sono nei paesi poveri? Perché io, impresa che ricevo gli incentivi, io paperone Street o a Bruxelles o a Milano, ci sono 11 imprese italiane e in Italia questa partita può valere 1,6 miliardi, non è simbolica. Vado a comprare le terre da chi le ha disponibili. E dove sono? I paesi che hanno disponibilità di terra sono quelli dove i diritti di proprietà non sono realmente, stabiliti. In Tanzania, in Senegal, ad Haiti. Quindi i contadini che stanno su quelle terre se ne devono andare, non hanno più da mangiare, e tutto questo fa parte di quel sistema già ricordato, ho parlato di un problema specifico, ma di quel sistema già ricordato per cui tutta l'agricoltura si è finanziarizzata. Tutti gli input agricoli sono soggetti alle regole del mercato, il cibo, l'acqua, anche la terra, sono diventati merce che si può immettere sul mercato e al mercato secondo gli interessi. Io che accumulo tanta terra, io che accumulo tante sementi, io che accumulo cibo, lo immetto sul mercato nel momento in cui il prezzo è più alto. E quindi io, che sono invece il paperino senegalese, devo rincorrere questo prezzo. Rincorrendo questo prezzo, se già spendo il 70% di tutto quello che guadagno per mangiare e il riso aumenta nel 2008 del 224%, io smetto di mangiare. Ecco perché quella usato prima, fat acid methyl ester, vuol dire fame. Ecco, bisogna stare attenti. Ho voluto parlare di questa questione degli agrocarburanti, ci si sta lavorando, un consenso sul fatto che gli agrocarburanti alla fine, partiti da una buona intenzione, producono fame. Io penso che se l'Expo sarà nel 2015, anno in cui c'è una nuova legge sulla cooperazione, anno nel quale si parla di coerenza politiche finanziarie, agricole e commerciali, anno in cui si ristabiliranno i prossimi obiettivi per i prossimi 15 anni, se in questo anno l'Expo deve significare qualcosa ed essere l'Expo dei popoli, bisogna dar da mangiare alle persone invece che alle macchine. Grazie. Buonasera a tutti, questo sarà un intervento molto breve, mi è stato raccontato altri due interventi dopo di me e poi chiude Beppe Covatta. Questa è una sorpresa, la tiriamo fuori diciamo quando sto un po' per terminare l'incontro. Io sono Gennaro Ferrillo, sono un animatore della rete di economia solidale Cortocircuito Flegreo e sono anche un attivista nella campagna per l'agricoltura contadina. La nostra rete è una rete fatta da una quarantina di piccoli produttori della Campania, di tutta la Campania, e circa anche 200-300 soci consumatori, come li stiamo chiamando, coproduttori insieme a noi. Abbiamo un piccolo mercato contadino nell'area Flegrea di Napoli. Niente, facciamo parole chiare, insomma, diciamo subito alcune cose per dirvi poi dell'agricoltura contadina. Insomma. Il cibo non è una merce e non può essere una merce. Il diritto alla vita è indiscutibile, come sono indiscutibili anche il diritto all'accesso alle risorse naturali, l'acqua, la terra, l'aria, le piante, gli ecosistemi. Spero che non vogliate discutere, insomma, questo diritto all'esistenza, insomma, no? Che esiste in natura. Eppure, insomma, si parla di carenze, di scarsità, e
credo, insomma, la questione non è una questione di carenza di cibo, è una questione di accesso alle risorse, lo abbiamo anche detto prima. Ci sono delle tesi, si dice che c'è un problema di scarsità di cibo, io credo che sia una menzogna e che invece studi attendibili, scientifici, dimostrino che c'è cibo sufficiente, c'è cibo per 10 miliardi di persone, la produzione alimentare del mondo, noi ne siamo 6, quindi avanza pure, insomma, sostanzialmente. Ci sono problematiche in qualche area del mondo? Probabilmente sì, qualche area ha qualche difficoltà, ma sono difficoltà anche superabili. Ho visto un film una volta che racconta una storia vera del superamento di queste problematiche. Il film si chiama The Man Who Stopped the Desert, un solo uomo, è storia vera, insomma, ferma il deserto. Quindi sono superabili anche alcune problematiche di questo tipo, insomma. Niente, quindi insomma abbiamo sentito anche prima da altri interventi nelle questioni di sostenibilità di questo modello economico, ci sono le questioni dei cambiamenti climatici di cui avete parlato, ma sono proprio le collegate all'insostenibilità di questo sistema che dovrebbe essere invertito. Rispetto a questo modello economico, produttivo, insostenibile, diciamo due cose chiare proprio sull'agricoltura e il cibo. Il modello agroindustriale è un modello inefficiente. È un modello inefficiente perché è causa di sprechi, è un modello che distrugge la biodiversità con le monoculture, è un modello che va dalla perdita di biodiversità, alla distruzione, alla desertificazione, all'emissione dei gas serra, insomma è un modello che tende alla distruzione e possiamo dire che c'è quasi una sorta di guerra alla terra e all'umanità, è una guerra che viene condotta dai padroni del mondo e dalle multinazionali. E questo modello impedisce la riproduzione della vita e quindi produce la sterilità, produce la desertificazione delle sementi, dei semi, della terra, quindi è anche una guerra stumida come tutte le altre guerre. E a questo tipo di modello agroindustriale si contrappone un altro modello, il modello dell'agricoltura contadina. I piccoli produttori del mondo, i piccoli contadini, possono essere una risorsa in grado di salvare il futuro. Possono essere, intanto si dice, la si tiene in scarsa considerazione questo modello, questo mondo, ma intanto bisogna dire anche chiaramente che questo modello, l'agricoltura contadina, è quello che sfama il 70-80% dell'umanità, sostanzialmente, un modello che mantiene gli ecosistemi, la biodiversità, la fertilità della terra. È un modello che è a bassi input chimici, meccanici, è un modello che è ad alta intensità di manodopera, di saperi, di conoscenze locali. Quindi è una risorsa preziosa per questa idea di superare l'insostenibilità e salvare il futuro. E su questo dobbiamo agire noi. È a questo punto che entriamo in gioco noi. Entriamo in gioco noi che siamo qua, non noi altri, noi astratti, noi qui che dobbiamo compiere una serie di azioni e dobbiamo farlo in maniera fortemente responsabile. Il 19 agosto 2014, l'Earth Overshooting Day, il giorno in cui il fabbisogno mondiale delle risorse eccede la capacità rigenerativa, questo giorno indietreggia ogni anno meno, ogni anno un giorno, un paio di giorni in meno, significa ci sono sempre meno riserve, insomma, per la riproduzione della vita. Quindi l'esigenza di agire adesso, di agire, è forte. E che cosa dobbiamo fare noi? Che cosa possiamo fare noi?
Ho pensato due cose in modo fondamentale possiamo fare noi. Intanto dobbiamo chiederci alcune cose e agire in un certo modo. Intanto dobbiamo chiederci cosa c'è nel nostro piatto. Qual è il cibo? Nel cibo che è nel nostro piatto dobbiamo chiederci qual è il processo produttivo che ha determinato quel cibo. Nel senso di chiederci quali materie prime, il produttivo inteso in tutti i suoi passaggi, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione, dobbiamo chiederci che impatti ecologici dietro quel cibo ci sono stati in termini di fertilità del suolo, conservazione delle varietà, che impatti sociali, che impatti sui diritti, sui salari dei lavoratori che hanno lavorato dietro questo cibo prodotto che sta nel nostro piatto. Farci delle domande, interrogarci, andare a fondo sulla conoscenza. E questa è una delle azioni che facciamo con il consumo critico, con il quotidiano responsabile, con la costruzione di cooperazioni tra produttori e consumatori, con le filiere agroalimentari sostenibili, di cui noi siamo anche nelle nostre reti portatori, promotori di questi progetti, costruire fortemente un'alleanza tra città e campagne. E questo, diciamo, lo dobbiamo fare con dei progetti, con delle idee, con la capacità di azione di questi mondi. Altre cose che dobbiamo chiederci le differenze, no? Interrogarci sulle diversità, differenze che ci sono tra i cibi e i prodotti che ci vengono proposti. Ad esempio, tra due arance, no? Che differenza c'è? Quanto va nella costruzione della filiera del valore che produce queste arance, quanto va al produttore, quanto va ai vari intermediari, intesi come produzione, distribuzione, commercializzazione. Chiediamoci queste cose, magari verrà fuori che ci sono delle differenze tra queste due arance, magari un'arancia della grande distribuzione organizzata e un'arancia che viene dalla vendita diretta, dai mercati contadini, dai gruppi di acquisto solidale, da quei progetti di filiera agroalimentare sostenibile di cui vi dicevo prima sostanzialmente, e capiremo anche lì alcune cose e saremo in grado poi di agire. Altre cose che dobbiamo fare, che possiamo fare, cioè che dovete fare, che noi facciamo, spero che anche voi, insomma, eccetera, e dobbiamo fare una sorta di pressione forte, una pressione politica verso un'azione di lobbying verso le istituzioni, azione di lobbying culturale, istituzionale, politica, per fare in modo che le politiche, le governance in mano ai padroni, in mano alle multinazionali, cambino sostanzialmente, si riesca a modificare in senso la politica agricola comunitaria in termini europei, i piani di sviluppo rurale, come si è detto prima, a livello regionale e nazionale, insomma essere in grado di modificare le norme nazionali, regionali e locali che riguardano l'agricoltura e l'agroalimentare. Importante che dovevo dirvi, assolutamente sono stato chiamato per questo, quindi non posso tagliare questa parte qua, è che da alcuni anni a questa parte, 4-5 anni, è nata una campagna in Italia che si chiama la Campagna per l'Agricoltura Contadina, che unisce varie reti di contadini, di cittadini, di organizzazioni, di volontari che stanno premendo perché si porti avanti, innanzitutto si faccia riconoscere giuridicamente e culturalmente la figura del contadino e poi si porti avanti. Stiamo proponendo una proposta di legge che, intervenendo prima sulla definizione giuridica di questa figura, di questo soggetto sociale, e quindi riconoscendone aspetti fondamentali come la dimensione, le caratteristiche, nuovi modelli di certificazione con cui possiamo riconoscere questa figura,
porti avanti, è stata anche da, questa proposta è stata anche da poco tempo presentata in Parlamento, consegnandola ad alcuni parlamentari. Con questa legge, appunto, di dare questo giusto riconoscimento a queste figure che, a mio modesto avviso, come vi dicevo anche prima, rispetto alla contrapposizione fra modelli insostenibili o meno, sono quei soggetti che possono darci una speranza per il futuro possibile. Ho tagliato quanto più potevo e vi ringrazio. E a chi ha resistito fino adesso non possiamo che dare effetti speciali. In oltre 750 città del mondo, oggi 18 aprile, siamo andati a caccia di fantasmi. È una notizia. Non tanti fantasmi, un fantasma. Si chiama Trattato Transatlantico di partenariato tra noi e gli Stati Uniti. Europa e Stati Uniti si mettono insieme per facilitare il commercio. Così ci dicono. Sbagliato. Non è il commercio il loro obiettivo, perché dal commercio, dalla facilitazione al commercio, arriverebbe un 4% in più di prodotto interno lordo. Ma allora dove lo andiamo a prendere il resto di quei 500 euro al mese, all'anno in più, per le famiglie italiane con cui il Sole 24 Ore ha fatto quattro colonne e che dovrebbero arrivare nelle nostre case? In realtà dovrebbero arrivare alla facilitazione delle nostre regole. Loro dovrebbero, ci chiedono, di dargli l'autorizzazione di costruire ben tre para istituzioni internazionali paranormali, in effetti. Perché sono paranormali? Perché noi non sappiamo esattamente come funzioneranno, non sappiamo assolutamente chi ne farà parte, sappiamo che saranno sospese sull'Atlantico tra noi e gli Stati Uniti. Che cosa andranno a decidere queste para istituzioni? Faranno una lista, innanzitutto, in quel meccanismo che si chiama cooperazione regolatoria, elegante, ma insomma abbastanza fedente. In questa lista verranno messe tutte le regole che fanno problema. Sapete quali sono per l'Unione Europea? Le etichettature, il cibo, per esempio, spazzatura, la presenza di ormoni per la crescita nei mangimi per gli animali, gli OGM, tanto per cambiare, che ogni tanto ce li mettono sempre. Insomma, tutte quelle cose che fanno sì che, mentre la nostra agricoltura e il nostro cibo è controllato dalla forchetta fino dalla fattoria fino alla forchetta, quindi fino a casa nostra, in realtà invece negli Stati Uniti vengono controllati soltanto alla fine. E oltretutto non li controlli tu che produci, che devi dimostrare che quel cibo è buono e che quindi il cittadino se lo può mangiare. No, in realtà quel controllo lo deve fare lo Stato. E se lo Stato non lo fa, se schiatti lo devi fare tu. Questa è, diciamo, la vera battaglia che dobbiamo portare avanti, perché questo non è un trattato come tutti gli altri, questo è il trattato fantasma, il trattato che veramente non riusciamo a conoscere, perché se tu sei un parlamentare europeo e vuoi sapere quello che ci sta dentro, pure se sarai tu alla fine del 2015 chiamato ad approvarlo, ad bocciarlo, dovrai essere perquisito, non potrai prendere appunti personali, dovrai entrare dentro una stanza di lettura all'interno della quale tu troverai soltanto un testo legale molto lungo e molto complesso, senza un allegato, dove ci siano dei numeri, dove ci siano delle definizioni, dove ci siano i contenuti veri. Contro questo trattato fantasma, oltre 270 organizzazioni di questo paese si sono messe insieme. La mia, che si chiama Fairwatch, è una piccola osservazione, una piccola realtà che fa osservatorio proprio sul commercio, ma insieme a noi ci sono, insomma, comitati locali, oltre 40 comitati in tutte le città italiane, in Europa, in 25 paesi d'Europa. Oggi ci sono stati 80 eventi anche negli Stati Uniti. Vi chiedo, finisco così perché oggi, insomma, l'abbiamo tirato un po' lunga tutti, interessatevi al trattato fantasma. Se trovate qualcuno nella vostra città che se ne occupa, magari una sera unitevi a loro, cercate di capire che cosa significa, che cosa potrebbe significare per la nostra vita e per il nostro cibo questo trattato. Un solo dato economico, l'economia è il mio mestiere, io faccio quello. Se questo trattato passerà,
l'Europa al massimo potrà esportare il 60% e più verso gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti la prima agroalimentare. Se voi considerate che le nostre aziende, le aziende italiane, per l'80% non varcano il confine europeo e per il 60% non varcano quello italiano, ma secondo voi, tutti i nostri piccoli agricoltori, le nostre storie, i tuoi presidi, ma che lavoro dovranno fare quando questo 118% di materia agricola e agroalimentare arriverà nel nostro paese? Fermiamo il trattato fantasma. Stop TTIP. Buonasera a tutti voi sopravvissuti. Siamo qui tra scienziati e quindi facciamo la scienza. Stasera facciamo la scienza. Io rappresento, oltre a rappresentare ovviamente la Lega Nord, rappresento anche AMREF. Sulla Lega Nord, se volete, possiamo aprire dibattito, ma per il momento parliamo di AMREF e del fatto che con AMREF devo stare stretto, lo so, perché ci stanno chiudendo, ma molti hanno fatto in tempo a uscire, ma voi no, per cui o ve ne andavate prima o stiamo qua fino a domani mattina, ma boh, ecco, la fotografia l'hanno fatta. Mi è capitato, qualcuno di voi lo saprà, insomma, mi è capitato sovente di andare in Africa, mi è capitato, insomma, mi sono aggirato per questo pianeta. Ci sono anche delle fotografie, mi hai chiesto, portaci fotografie, e non ne avevo messo fotografie. Ah, tu fai fotografie, intanto metterle là sopra. Va bene, no, vi volevo parlare di un popolo primitivo. Perché sai come sono i primitivi? Sono primitivi, non è che uno dice quello è primitivo, no, sono proprio primitivi. E questo popolo primitivo, io l'ho incontrato, ne ho incontrato tanti popoli primitivi, i Dinka, i Cao, i Turkana, ma io volevo parlare dei Turkana perché una volta volevo fare un film in Africa e ho detto, mo lo vado a fare con i Turkana perché era un posto che a me piaceva molto. A nord del Kenya, insomma, tra il Kenya, il Sudan, l'Etiopia, da quelle parti là. E quindi parto da Roma, prendo l'aeroplano e arrivo a Nairobi. No, a Nairobi prendo l'aeroplano africano, che non so se qualcuno ha preso mai un aeroplano africano, e si capisce che è africano, è proprio, sta in pista. Poi quello che ho preso io era del Madagascar, c'era scritto Air Madagascar, e io l'ho guardato e ho detto, ma se vi era occhionuto da Madagascar, non c'è bisogno che c'è scritto. Si capisce che a Madagascar, è evidente, era una cosa, si usa come si usava la corriera qua una volta, no? La gente sale, mette le galline, chiude la cappelliera, la galliniera si chiama. Comunque, piglio questo aeroplano, arrivo a Nakuru. A Nakuru prendo un aeroplano africano, ma piccolino, a pedali. Io piloto in Africa, piloto. Poi un giorno, se abbiamo tempo, vi racconto pure la storia di Benoit che mi ha insegnato a pilotare l'aeroplano, perché Benoit è un... parlo con lui perché è ancora sveglio. Benoit era un pirenaico, no? Un pilota pirenaico che in Africa aveva fatto il mercenario, per cui era un catalogo bolaffe di tutte le malattie, di tutte le mutilazioni, non teneva una coscia, non teneva una mano, insomma era veramente malconcio, aveva tutte le malattie del mondo e mi sedevo sempre vicino a lui e pilotavamo insieme finché un giorno, sorvolando, dice pilota tu, perché io ho imparato in francese a pilotare, pilota tu, dico oui, je pilote, ma pourquoi? Dice perché come sa me riposo e dico bien riposate e il pilota attenzione non entrare tra quelle nuvole che dentro c'è un sasso, dico dice non entrare nelle nuvole che dentro c'è un sasso, dico che sasso c'è e chi mi mangiaro, dico cazzo che sasso che c'è sta là dentro e dico è un bel sasso grosso stavo che li mangiare è grosso. E comunque Benoit, tanto per dirvene una, mentre sorvolava la Tanzania ha avuto un attacco di malaria, allora su questo Cessna bimotore mi ha detto pilota tu, io dico i piloti, ma tu fan press, e mi sono messo a pilotare e Benoit con questo attacco di malaria tutto surato, poi chiatto Benoit, tutto surato, gli è venuto un attacco, ha aperto il finestrino del Cessna, ha
ha messo il culo fuori dal finestrino del centro, e io non è che pensavo a Benoit, pensavo a quelli della Tanzania, no? Che stavano là sotto e dicevano: è 5 anni che non piove, ma è possibile che stamattina da piovere merda? Ma com'è possibile? Comunque, detto questo, mo lasciamo perdere questa argomentazione qua. Detto questo, pigliamo questa aeroplanina e arriviamo all'Occhiping, all'Occhiocchio per essere precisi. E all'Occhiocchio pigliamo questa macchina, sta jeep, cammina, arriviamo in mezzo ai Turkana, bellissimo popolo, primitivi, maronna come sono primitivi. Tutti nudi, sti Turkana, tutti nudi, le donne hanno soltanto una cintura di perline colorate qua intorno alla panza. Orieste nudo, no, è tutto nudo, ma perché l'ombelico non si può far vedere, non è una cosa. Gli occhi tutto nudo, con la cacca spalmata in testa, tutta rossa sta cacca, un caschetto di cacca in testa, un cacchetto praticamente, con le penne. Questo capitone che andava in cima, certo, perché fanno paura, vi racconto quest'altra posta, tanto che c'è una botta, sta a caca, c'è una fotta, c'è una sta annanzerrata, tanto no, che c'è una porta, già annanzerrata. I Turkana si costruiscono una specie di seggiolina, che loro usano per due motivi, per dormire e per sedersi, no? Per cui su questo seggiolino deve essere sufficiente, tagliato in un unico blocco di legno, deve essere sufficientemente alto, basso, perché quando ci dormono, per evitare che gli animali gli entrino le orecchie, non è che possono stare così, no? Quindi deve essere più basso possibile. Ma non può essere troppo basso, perché quando si siedono, o capitone non ha dato canterra, no, per cui deve essere sufficientemente alto per evitare questa operazione. Quando sono arrivato dalla jeep, ho scaricato un seggiolino dell'IKEA, che era tanta, e mi sono assettato in coppa su seggiolino, ma si pisciavano sotto alle risate. Ma tu sai che venivano a guardare dentro i pantaloni, dice: ma che tiene qua dentro? Dica, amica mia, io tengo tutto arravugliato, torno, come un salvagente, ma tu veramente stai pazziana. Ci siamo divertiti. Comunque, vabbè, sono arrivato in questa località turcana, che volevo fare questo film, e come tutti voi sapete, i turcana parlano turcana, e come tutti voi sapete, a scuola a Napoli non so studio turcana, no? Per cui tenevo un traduttore che dal turcana traduceva in swahili. Ma io non so manco swahili, per cui teneva nato traduttore che dallo swahili traduceva in inglese. I sacci l'inglese? No. Per cui teneva nato traduttore che traduceva. Polla, non sa che gente, non sa che gente. C'erano questi due, ma certo, i lotici sono bellissimi, altissimi, con lo scudo, la lancia, ho capito. O caschetta, per cui mi viene incontro il capo villaggio, il capo tribù, che si riconosceva perché teneva proprio una montagna e merda in capo, era una cosa, ha messo proprio la testa sotto la vacca, boom, e si era fatta sta permanente improbabile, no? Si avvicina e come succede in tutti i paesi primitivi ma civili, quando le persone si incontrano, si salutano, ovunque si incontrino, si salutano. Comunque bene, incontro questo capo tribù e io lo saluto, dico buongiorno, traduttore traduce, dice good morning, chi l'altro traduce, dice abariyaku, chi l'altro traduce, dice soba, e poi torna indietro, soba, abariyaku, good morning, kait, buongiorno. Era passato un quarto d'ora, ma tanto non tenevamo un cazzo a fare, stavamo là. E dico, e lì comincia questa contrattazione. Io sono venuto perché volevo fare un film. Non avete idea di quello che hanno combinato? Zumbavano tutto quanto, poi saltano, tutte parte, e i capitoni, ma sembrava la sagra della zizza del capitone. E poi in mezzo al villaggio c'era un falò, passata una capra, o capo villaggio, guardate la capra. La capra ha guardato il capo villaggio e ha detto: che brutto presentimento che tengo. E infatti il capo villaggio ha pigliato la capra e l'ha messa sopra al falò. Viva! Viva sta povera bestia! Poi gli ha staccato una coscia, me l'ha data. Io l'ho azzannata la capra. Beh, dica, è ancora un po' cruda, mi pare, per carità, ma
Dice, no, no, a noi ci piace il sangue, ci piace il sangue. Dico, vabbè, ci mangiamo la capra. Dopodiché, abbiamo bevuto una bevanda che loro portavano dentro delle ciotole di delle zucche tagliate, bevanda giallognola che non sa che era, e ho evitato di chiederlo per evitare proprio di avere degli sconforti. Poi ci siamo fumati dell'erba che cresceva spontaneamente turno turno, e non era mala, verità, non era mala. Era una gran bella erbetta che cresceva su essa, non è che nessuno... E abbiamo ballato e cantato tutta la notte, zomba, zomba, ma certo capotunato, bam, bam, certo si è zittato in faccia, la capotunata a cadere. All'alba si è fermata la festa, perché Capoilla ha già alzato lo scudo e la lancia, si è messa così e si sono fermate tutto quanto. Ma una cosa impressionante, il capovillaggio è venuto da me con un'aria marziale. Teneva una montagna e merda anche a mo' marziale, più di tanto non poteva essere. No, comunque con un'aria marziale è venuto verso di me e mi ha detto, con delle traduzioni improbabili, mi ha detto, noi siamo felici che tu sei venuto qui a fare un film con noi. Ma che è un film? Non lo sapevano, perché sono primitivi, sono primitivi. Allora la domanda che io mi sono sempre posto da quel momento in poi, qual è il popolo più primitivo? Quello che quando li vai a trovare fanno una festa solamente perché sei andato a trovarli? O quello che quando tu ti avvicini e ti sparano con fucile a pallini? Qual è il più primitivo? Secondo me il secondo dei due popoli. Grazie a tutti. Arrivederci. Chiudiamo? Chiudiamo? Andatei! Venite immediatamente che ci inserrano!